Allora, Buongiorno, ciao! Ma che cosa ci fai da queste aspetta. parti? Cosa? Ma cosa ci fai da queste parti? Sai dove sei? Dove sono? In che posto sono? Ma non hai visto alle tue spalle dove c'è l'ambiente qui, ragazzi? Siamo in Francia, Alex! Cosa ci Siamo fai in in fa. Francia? Viva la France, viva Viva la... l'amour! Ma che Soprattutto viva! bellezza! Ma hai visto? Hai fatto tutto questo viaggio nonostante il Covid? Mi stupisce, eh? Ma infatti mi sa che devo andare in quarantena, vecchia. Mi sa che Mi così sa non anche a me. dire. Vabbè, ma non c'è posto più bello che qua in questo caffè un po' strano, in questo mondo un po' strano che è il mio, perché in realtà ti devo dire la verità che Come? sei finito nella mia mente, Alex. Mi Come spiace esattamente? dirlo. Ho Esatto, paura. sei finito nel mio mondo. Hai visto il loghetto nuovo? Guarda giù in basso, leggi bene cosa c'è scritto. Non si legge benissimo. Allora. Va bene, ti Il aiuto. morso Il morso di... No, 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 non il morso. reni No, reni no, il favolo, lo, za o il favoloso, o mordo mor mondo, mondo mondo mondo, mondo di chi? reni No, 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 Remy, no, dolce altrimenti finirebbe male questa puntata se reni. No, fossimo infatti una non so se puntata finirà bene di comunque. dolce Remy. No, sei nel favoloso mondo di Edì. Oddio, il favoloso mondo di lì! Ma che meraviglia! Chissà chi me l'ha suggerito questo nome, chissà, mi sa Boh, che sicuramente una persona particolare, però intelligente, comunque. sì, che ci ha imbroccato, ma sei nella mia mente, Alex, sei venuto in questo spazio che in realtà mi avete offerto gentilmente voi, di cui ho fatto un po' uno spazio personale, che è un po' la mia vita, tutto il mio mondo, e mi, insomma, sono una persona abbastanza modesta, ho deciso di ambientare tutto questo in un delizioso caffè francese perché io sono patita per la Francia, amo tutto ciò che è francese, ma ti ho invitato come primissimo ospite. Questa è la prima puntata, non sei onorato? No, infatti, ma è impressionante, nel senso mi sento di essere a casa mia, ma non esserlo contemporaneamente. Ma soprattutto, cos'è che abbiamo? Abbiamo due cappelli, ci siamo messi d'accordo? No, ma ti pare, io lo metto sempre quando sono a casa. Anch'io, soprattutto le bombette strette che ti strizzano il cervello, le metto sempre a casa. No! Guarda, io ti dirò, questo qua l'ho trovato in un giardino a caso, che va bene, si sovrerà su una panchina, ho detto proprio io, è bello, è verde, ci sta. Chissà, avrà una storia anche lui, probabilmente. Ha Ma una siamo. storia secolare. Ma sai di cosa tratteremo in queste puntate, Alex? Come mai sei qui Di come mio primo cappelli. ospite? Di cappelli sicuramente, perché sai perfettamente che io sono una patita di cappelli, quindi sicuramente nel corso delle puntate potrò sfoggiarli tutti quanti, ma soprattutto perché questa è la prima puntata di questo format di cui parlerò un po' di svariate cose che mi appassionano, diciamo, e possono, diciamo, variare dalle cose un po' più serie, dalle cose un po' meno serie e dalle cose totalmente trash, perché Arcobaleni. Esatto. arcobaleni e cagnolini. Comunque, Alex, direi che magari prima di cominciare possiamo far partire la vostra sigla, giusto? Perché no? Cosa dici? Ci proviamo? Guarda, ci proviamo, ma soprattutto vi prometto che molto presto farò anche la mia sigla della. Ma allora voglio proprio tutto, vuoi il mio spazio, vuoi mettere il tuo logo, la tua sigla, il tuo cappello, allora basta. Ma tanto sono sicura che ti piacerà tantissimo la sigla, quindi No, dai. no, ne sono convinto anch'io, ne sono convinto anch'io. Bene, allora vuoi fare gli onori di casa e dire sigla? No, non posso, io lo faccio sempre, tocca Fai a te. sempre, faccio io? Va bene. Certo. Allora direi che Prima del possiamo far signore. partire la sigla. Cinema, musica e attualità solo su Schegge di vetro, dove la grammatica è un'opinione. E la grammatica è veramente un'opinione. No, infatti ho accettato soprattutto perché potevo anche essere d'altro canto un po' analfabeta e nessuno mi avrebbe giudicato per questo, per cui devo dire la verità che, ah, ecco, adesso ho visto anche che adesso che ho il potere di questa piattaforma posso vedere finalmente anche i commenti, il che Esatto, mi rende tornata. molto gioiosa, mi rende molto gioiosa e li vedo tutti, quindi sono contenti.
Hai visto? Non eri abituata a avere tutti questi privilegi. Infatti, mi sa che ti hanno scritto, Alex. Vuoi Sì, rispondere? allora. Beh, probabilmente sì, perché mi sa che questa roba è degli alpini, una roba del genere. Ma infatti fa tanto un Quindi. po' alpino, sì, un po' vecchiotto da baretto, sai, quelle cose un Eh po'. vabbè, ma io sono sì, giovane, fra poco sono Sono proprio bravi. vecchio, però comunque sono un alcolizzato che va in baretto, quindi sì, per forza. Sei un giovane Sì, dentro. sai cosa? Vorrei una penna nera, una cosa del genere. Dai, si troverà anche questa. Venezia è piena di piccioni, magari ne fermi uno. E hai voglia. Ma Elisa, ma scusami, sto trovando una. Ma perché mi hai invitato proprio alla prima puntata? Nel senso, è una cosa speciale? Allora, ci tenevo tantissimo a questa prima puntata perché ho scelto una tematica che mi manda fuori di testa. Però non è facile parlare di questa tematica di solito con le persone perché non a tutti piacciono i Beh, per cattivi. fortuna noi non siamo persone, quindi. Sì, esatto, tu sei una. No, ma tu so che bene o male anche a te piacciono perché sai di cosa si parla oggi? De figa. No, anche se so che ti No. piacerebbe, ma è un'altra cosa ancora più bella, secondo me, che sono i cattivi dei film dell'universo cinematografico e dell'universo dell'animazione. Ma che meraviglia! Molto meglio della figa! Molto meglio! Direi, caspita, Molto stiamo meglio! scherzando. Io questa, no, io stasera uscirò di testa, Alex. Cioè, io te lo No, dico, io uscirò vabbè, di testa. ma no, Sai perché? spaccheremo teste, mi sa. Spaccherò Spaccheremo teste. E quindi, cioè, di la tua. fatto. Sì, soprattutto questo. Ci daremo cappellate, anche se è una parola brutta da dire in questo Volentieri. momento. Ma Ormai lo sapevo questo sapevo già, tipo. l'avevo già detto, quindi ormai era tardi. Lo sapevo di questo Comunque, tuo lato, no? Però va benissimo. ho anche questo lato qua. Ma No, ti ho Marco, le bestemmie invitato, ce le hai Alex, già. per una cosa in particolare, perché so che a te piace anche fare liste. Sì, mi piace molto fare liste. È Ho una cosa che visto. apprezzo molto. E soprattutto per una lista così ho pensato di preparare una cosa un po' speciale. Adesso te la vorrei far vedere se sei d'accordo. Sempre che Va ci riesco, bene. perché fare queste cose è un po' complicato e Sì, non è facilissimo. non ci riesco più, Alex. Ok, vuoi che intervengo? No, sì, dai, fai tu, Ok, io sto 1, imparando. 2, 3, proprio 7 te, olè! Esatto! Bellissimo, Che fantastico. divina è! Viva la tecnologia! Hai Che visto che figata roba! di roba ti ho preparato? Guarda qua, è una lista bellissima, è una classifica stupenda. Ma mio Dio, poi mi dicono. Cioè, nel senso, io credevo che le mette il registro fosse il massimo della tecnologia avanzata, invece tu hai fatto un capolavoro, amica mia! L'ho fatto proprio tutto io perché mi sono scazzata di usare il programma. Non ce la potevo fare, ho detto basta, me la faccio da Eh sola. no, infatti tu ti sei scherzato di usare un programma piuttosto di non farti Twitter e hai detto, sai cosa, facciamo un capolavoro di arte moderna. Ciao Esatto. Nicoletta, come stai? Ciao a tutti, soprattutto chi è entrato, so anche da Facebook, ma Sì. perfetto, ottimo. E come dicevo, stiamo facendo vedere questa bellissima tier list su cui verranno messi dei cattivi perché io ed Alex in questa settimana ci siamo detti, ognuno di noi si prepara una lista di cattivi che preferisce, cattivi preferiti, 10, non di più. E poi cerchiamo di trovare una classifica simpatica, divertente, ma anche interessante da darci delle belle capocciate, per poter appunto parlare un po' di tutti questi cattivi che abbiamo scelto. Ma adesso li farei vedere, magari. Che dici, Alex? Allora, sì, prima di farli vedere volevo soltanto fare un disclaimer, ma perché voglio un attimo popolarmi del mio canale per 2 secondi, due, e Giusto, volevo vai. soltanto dire che Elisa, naturalmente, comunque grazie per la tua gentilissima e fantastica collaborazione, perché naturalmente siamo sempre contenti che il progetto Schegge di Vetro si possa ampliare con delle persone fresche e vivaci, sicuramente meglio di me e Marco, sicuramente meglio di me soprattutto, però comunque e volevo poi invitarvi a voi dalla chat a iscrivervi al canale, ad abbonarvi se avete voglia gratuitamente con Prime, tra l'altro, e se questo avverrà, diventeremo un canale grosso, gigantesco, avremo un sacco di soldi e potremo invitare gente molto più figa, quindi rispetto a me. Elisa poteva invitare ad esempio Luca Ward, questo è il nostro obiettivo, Infatti, naturalmente, no, se non Smaug direttamente.
Infatti, no, infatti sostenete tantissimo questo canale perché sono dei pazzi, però hanno delle bellissime idee e poi hanno uno spazio veramente molto, molto carino, interessante, molto analfabeta, ma anche molto intelligente allo stesso tempo, perché bisogna essere così nella vita, secondo me, non bisogna prendersi troppo sul serio, però bisogna anche avere della qualità su certe cose e infatti tutti i prodotti che fanno sono di qualità comunque. Grazie, Prego, prego. grazie. Non emozionarti troppo, dai, che Troppo sennò dopo amore. finiamo in lacrime invece che a pugni. No, no. E quindi, cosa diciamo? Diciamo abbonatevi o iscrivetevi a Twitch di Schegge di Vetro, iscrivetevi alla loro pagina Facebook, alla mia pagina Facebook di Elisa Salvini. Assolutamente. Lo so che è molto triste cercare un cognome del genere, però voi provatelo, fatelo per me, fatelo per il fatto che comunque io non c'entro un cazzo con tutto questo discorso. Salviamo Quindi il salvabile, salviamo il salvatemi. salvabile. Salvate anche il mio cognome e quindi seguiteci un po' su tutti i social. Ma ora bando alle ciance, andiamo alla parte clou, dato che vedo che tu sei capace di farlo e io no. Ah, ecco, forse ho capito, vediamo se ho Vai, capito. vai, vai, vai che ce l'hai, vai che ce l'hai. Sì, finalmente ho Bella! capito. Grande, Lisa, grande. Facciamo passi da gigante. Facciamo passi da gigante. Quindi io direi, ah, prima di far vedere i villain che abbiamo scelto, perché non leggi un po' quello che ho scritto nella barra rossa? È la mia Allora, critica personale, dimmi se è io da simpatico. quello che posso leggere vedo un primo posto per i cattivissimissimissimi. Esatto. Quindi poi ci sono i divertenti, poi i malvagi, che cosa differenzia i malvagi dal cattivissimo? Ma fondamentalmente, secondo me, malvagio è un po' più subdolo del cattivissimo. Il cattivissimo magari c'ha degli obiettivi che magari potresti anche condividere, ma lo fa nel nome del male. Invece il malvagio è un po' più subdolo, secondo me. Pianista, è Ok, un po' più bastardo, cioè un po' serpentesco anche, viene da ok. dire. Quindi io potrei condividere gli ideali di un cattivissimo, perfetto. Assolutamente, io li condivido Sembra. tutti. No, infatti, affascinante. Quindi Fai immagino sia personaggio. una tenebrosa, Johnny. No, non è vero. Secondo me l'affascinante è molto. Cioè, per me è davvero pochi quelli che non lo sono. Ma questo è un altro discorso perché io ho una mente perversa e assurda. Però Siamo dentro la l'affascinante tua mente. è tipico del cattivo, il fascino. Poi vai avanti, il Poi prossimo. c'è l'intelligente, quindi io mi taglio fuori. E naturalmente, inquietante, e qui mi ci butto dentro. Campione. Incompreso. Ci sono anche quelli. Ok. Forte, cosa intendi? Per Fisicamente? forte, sì, fisicamente ho pensato. Cioè, forte anche Muscola. di poteri, magari anche a Ah, livello ok. di poteri che ha. Potente, poi letale, quindi assassino criminale, pezzo di Sì, merda. esatto, E proprio. poi non leggo tanto bene, ma mi pare che c'è scritto da far Dai. sposare ad Elisa. Questa è mia. Immagino, Immagine. immagino. Quindi ce li buttiamo dentro tutti, insomma. Mi sa di sì. E Questa è la com'è che si struttura? Praticamente mettiamo, cioè per la categoria del cattivo che noi riteniamo più opportuna? Sì, secondo me, facendo un'analisi dei vari cattivi che abbiamo scelto, decidiamo in quale categoria metterli. Ma che figa sta grafica, posso dirti, veramente bella. Questa grafica Grazie. infuocata, veramente bello. Poi Devi nera, rossa, proprio ti essere. fa vedere il male dentro, veramente È figa. male dentro. Adesso però ti faccio vedere la parte sotto, Sotteriore. anteriore, È sottintesa. presa l'analfabetismo in realtà, Puro, puro. puro. Ma vedete bene? Allora, io sì, abbastanza. Zoom ancora? Ecco. Sì, è perfetta, perfetta. Ok, questi qua sono i cattivi che abbiamo scelto. Vogliamo fare Esatto. chi ha scelto tu e chi ha scelto Sì, io? dai. Sì, dai. Allora, iniziamo dal primo. Perché ho capito c'è uno in comune, giusto? Sì, però non l'ho messo doppio, naturalmente. Quindi appena c'è, te lo dico. Vabbè, te lo saprai. Ok. Va bene. Allora, il primo è Thanos, l'ho scelto io. Esatto. Prima Thanos, se lo conoscete tutti, degli Avengers, gli ultimi, giusto? Dimmi Yeah. se mi sbaglio. Dopo magari Oddio, Svane. cos'è questa domanda? Che domanda Cosa? è? Gli ultimi? Com'è questo dubbio? Gli ultimi di Avengers, ma io guarda, li ho seguiti, ma sai, mi sono un po' stufata alla fine, quindi è un po'. Guarda, No, appunto, mi è guarda il piaciuto. bioalcolismo. Lo Evviva! so, ma che vuoi farci? Il secondo te chi l'ha scelto? Ma chi potrebbe dirlo? Chi potrebbe dirlo? Il buon È un signor mistero. Hades? È un mistero.
Aspetta, ma stai andando storto, vai giù da basso. Ah, Cioè, dopo Tana. scusami, io guardavo da destra a sinistra, Ma quindi vai giù. ok. No, scusami, da sinistra a destra, Vabbè che l'ho sì. scelto lo stesso io, quindi non cambia Infatti, poi c'è molto. sì, sei questo bellissimo lupettino. No, Marco, mi spensi c'è e basta. Allora, come che mi spensi in generale? No, questo qua è Alien, quindi immagino Ok. che hai scelto tu, Sì. che tu l'abbia scelto. Questo è lo xenomorfo, ragazzi, per non sbagliarci, perché Alien è il titolo del film, come spesso molti si confondono, ahimè. Però va Eh bene. sì, infatti mi sono confuso. Poi c'è Bill the Butcher, il macellaio di Ecco, New io York. ti assicuro che non lo conosco, questo villain, e sono molto triste perché mi sembra molto No, interessante vabbè, che è un filmone, è un e lo filmone. guardo, te lo giuro che lo guardo, se non riesco stasera lo guardo domani, promesso, Dura un'ora e perché mezza, quindi mi vedi tu. ispira tantissimo, mi ispira veramente No, un no, è una sacco. figata. Una figata pura. Veramente, veramente bello. Molto Peaky Blinders. Vabbè, Ah, poi si ok. diceva il ragazzo con i capelli blu, figone Un figone, pazzesco. pazzesco, il Un signor altro Ade, chi l'avrà figone. scelto? Chissà chi, anche questo chissà chi l'avrà scelto. Questo dovrebbe essere Beetlejuice. Questo è Beetlejuice, interpretato da Michael Keaton. Michael Keaton, Madonna, grande, che pazzo, anche negli proprio. ultimi anni ha avuto una rinascita Madonna, impressionante. tantissimo, tantissimo, però ti giuro che in questo film io l'ho tipo amato alla Sì, follia, cioè, ma ne assolutamente. parleremo dopo. Lo riconosci questo? Come no, Javier Bardem, ti prometto che mi guarderò il nome, però vabbè, Dio non è un paese per vecchi, però non mi ricordo come si chiama lui. Anton Chigurh, no, non so, non pronuncio bene, però comunque Anton è il nome. Vabbè, dopo ne parliamo. Antonio! Antonio, Antonio! vai! È Questa questo? croce? Secondo te che questo è doppio? Entrambi. Ne abbiamo scelto entrambi, sì, Immaginavo, naturalmente. immaginavo. Beh, era inevitabile, dai, insomma, non potevamo non metterlo, Più che scusami, Ale. altro io ho provato a scegliere un cattivo per ogni categoria. Quindi ho provato a scegliere un cattivo per le grandi saghe. Quindi sì, appunto, Star Wars, Signore degli Anelli, tutto insieme. E quindi di tutta oppure Trono di Spade, bla bla bla, e ho scelto Vader, che rappresenta tutti i cattivi di questo universo qua, dei Transformers. Vader per me è il migliore di Voldemort, di tutte le grandi saghe. Invece quello di prima, vabbè, Billy the Butcher è un singolo, perché non ha nessuna saga, e quello, cos'è che c'era prima che avevo detto, che non mi ricordo più, che non si vede, e Thanos. Thanos è il cattivo della Marvel, ok. Ok, io qua mi spiace, ho barato, non so se puoi Ah, hai messo i notare, due. non ce l'ho fatta scegliere, cioè ho È dura, è avuto, durissima, è anche durissima. perché in realtà io ho scelto un altro, Tim Curry, dopo lo vedrai, e quindi, non... cioè, però Abbiamo sono due Tim lì lì. Curry. Sì, abbiamo due Tim Curry, l'ho scelto io, adesso te lo faccio vedere, comunque vabbè, andiamo avanti, dopo ne parliamo, Poi, vabbè, allora, questo l'ho questo... scelto io ed è Te il lo dico. Joker di Nicholson. Guarda, ti dico la verità. Io l'avevo scelto, però ho Ah. detto, vabbè, per non metterlo doppio, ne scelgo un altro. Quindi è come se l'avessi scelto anche Ok, io, in realtà. dopo ti spiegherò perché ho scelto lui e non quello di Anch'io Ledger. ti spiegherò Ok. perché. Poi, Poi, vabbè. Giaffarone, anch'io ero molto puntato a sceglierlo, anch'io Beh, ero, però non scusami, l'ho fatto. è un gnoccolo, l'ho scelto io, non ho potuto non metterlo, cioè è impossibile. Tra quelli della Disney, secondo me ci sono proprio i migliori in questa tier list, quindi sono molto contenta. Esatto, e poi David Bowie. Che problemi Cattivo c'ho! totale. Viva gli anni 80, Cos'è? È ragazzi! della Viva storia gli anni! fantastica, no? Ma va là, dai, non dire bestemmie, porca miseria, muori, non dire ste cose! Dai! David Bowie è il primo Dai! cattivo. È È Labyrinth! Labyrinth. Non l'ho visto Labyrinth, frega. Oddio santo, oddio santissimo. Che bell'uomo, che bell'uomo. Madò, cioè, lasciate perdere. Io qua ho barato un'altra volta perché, dato che tu hai scelto un cattivo, che in realtà non è un cattivo, ma che è un attore, allora ho scelto anch'io un attore che per me come cattivo funziona tipo sempre, ovunque lo metti, che è John Il Malkovich. vecchio John, che Anche tra l'altro non so se hai questo. visto, ma adesso ha fatto un film che praticamente noi non vedremo mai. Non so se sai la sua storia.
Oddio, sì, ho sentito questa storia, Madonna. E Ma è neanche lui vero? vedrà mai. Sì, praticamente ha fatto un film, la produzione, che ha deciso di metterlo in cassaforte e questo film uscirà nel 2120, quindi tra 100 anni. Che palle. Non riusciremo a Assurdo, non vederlo mi neanche ricordo, però noi. forse c'è il titolo da qualche parte, forse c'è il titolo. Che pazzo, anche lui, che pazzo. Sì, fuori di testa. E questa è la minima cosa che ha fatto di strano, eh. Minima proprio. Questo Alex mi Poi, quello in alto Tommy, giusto? è il vecchio Tommy, è il È vecchio che Tommy. io, ecco qua, anche l'ho visto tantissimo tempo fa, non mi ricordo, quindi casomai mi dirai tu un po' Sì, di... hai ragione Marco, sono d'accordo con te. Appena muore tanto, speriamo di essere vivi noi. A meno che lui non viva 100 anni in più. Infatti, come Allora, potrebbe stupirci, quindi... ma neanche troppo. Allora, lui è Tommy, dei Quei Bravi Ragazzi, che vabbè, è un filmone di Scorsese, vabbè, dopo ne parliamo. Mi dispiace Poi... tantissimo di non aver messo. Adesso mi è venuto in mente un altro che io amo, ve lo cito dopo e mi sono veramente sentita male a non metterlo, però te lo dico dopo. Adesso vai avanti col prossimo che è sempre tuo. Ok, il prossimo è appunto American Psycho di Christian Bale. Lui si chiama Bateman. Non Sì. mi ricordo il nome, però Neanche io. Bateman. Interpretazione fantastica di Christian Bale 2004. Vabbè, insomma, secondo me è il miglior psycho degli ultimi anni. Sì, insomma, psycho, il miglior psicopatico come resa. E poi quello sotto è sempre mio e ho messo Zurg. Che va oltre, secondo Infatti, me. Va oltre. Il vecchio fantastico, Zurg, che non è neanche tanto scelta. cattivo in realtà, però è No, geniale Zurg. però è troppo, cioè Questo ci però devo sta. essere sincero, me l'ha suggerito il mio coinquilino, quindi era perfetto. Quale? Chi? Zurg. Ah, Zurg, ok, va bene. Il Zurgo. prossimo, vabbè, è ovvio, cioè, figuriamoci. Il vecchio Hans Landa, e qui però volevo specificare che l'ho scelto perché rappresenta, secondo me, tutti i cattivi di Tarantino, perché lui probabilmente è una delle cose migliori che sa fare, appunto, fare i cattivi, e ho messo Hans Landa, però non è che Bill è inferiore, non è che il fratello di Bill è inferiore, non è che No, Mr. Blonde è infatti, inferiore, anche non è Bill, che... però effettivamente Però alla fine ho fai. detto metto lui perché mi piace di più come attore, No, ecco. ma ci sta, dai, è molto, a parte che è eccezionale, ma poi ti tiene incollato allo schermo con una suspense e un'ansia che è No, spaventoso, impareggiabile, spaventoso. veramente. Ed eccolo qui, l'altro Tim Curry che ti dicevo. Interessante, Guarda che interessante. io c'ho... C'ho dei problemi con le creature, con le corna, ma va bene. Amore mio. E comunque, beh, anche qui, guarda che figata. Guarda come facevano i costumi, guarda come facevano il trucco una volta negli anni Ottanta. Dimmi se cazzo, c'era un'altra roba. Guarda che splendore. No, ma E poi infatti. Vabbè, è bravissimo Tim Curry, porca puzzola, cioè, veramente questo è il boy, bravo. no? No, ma che il boy, amico, questo È il è... diavolo. No, questo qui è Legend con vecchissimo, Legend con dentro anche un giovanissimo Tom Cruise. Giovanissimo, Minchia, ero convinto fosse il boy, ma no, il boy ha le corna No, diverse, non ha le corna lui, no. No, lui infatti. è proprio è tipo la rappresentazione del diavolo, è una fiaba, tipo questa è una fiaba degli anni 80, per sé negli anni 80 andava molto di moda fare queste tipologie di film un po' fiabeschi. E lui rappresenta proprio un po' un demonio, un po' questo diavolo, ma è tipo super fascinoso, cattivissimo, cioè te lo consiglio, era proprio bello. E c'ho problemi con Io queste gli cose. consiglierei di parlare con sua moglie, visto le corna che si ritrova. Sì, infatti, è quello che ho pensato anch'io. Oh, Sai Doraghi. com'è, sai com'è. E qua chi abbiamo scelto, E qua, Alex? allora, io ho Due. scelto Kevin Spacey in generale. Nel senso, per me è un cattivone totale di tutti i film che ha fatto e anche nella vita vera. Quindi ho detto, metti Kevin Spacey in generale. E Ecco, poi ne ho messo parliamo. Queen's Face in generale, poi ne parleremo. Poi vabbè, questo anche l'ho scelto io. In realtà ho messo questa versione qui, ma sono appassionatissima anche da tutti gli attori che hanno recitato a teatro e nei musical. Ho scelto lui perché insomma, era più reperibile, fotografie più carine. The E però Phantom. Ma è The Phantom, ragazzi, tanta roba, Eric, vabbè, un'altra mia crush. Eric si chiama, è vero, perché c'è un Ma nome Eric pure. ha pure un nome, sì, pensa te.
niente, poi c'è un altro gran figo. E poi ho pensato un cattivone dell'universo Disney che racchiude tutti i cattivi dell'universo Disney. Io ho pensato Scar, e dopo ti dirò perché ho scelto lui. E beh, Ma anche infatti, perché ero indeciso tra lui, Jafar e in realtà altri due, però alla fine ho scelto Scar per una questione importante. Dopo ne parliamo. sai che in realtà sospettavo tantissimo che scegliessi Scar, infatti è per quello che ho scelto Jafar e Ade, Ah, ok, perché sapevi già, sapevo già perfetto. che avresti scelto Scar e allora ho detto, ma sì, dai, così almeno non facciamo robe doppie. Come Allora, fai a non faccio sceglierlo? un attimo così, dimmi se si vede o se devo Non tanto. fare un po' di zoom così. Sì, un pochino. Ok, ancora? Dai. No, ok, no, no, un pochino, dipende, se vuoi vedere, vai un pochino di più. Aspetta, fammi vedere perché io da adesso vedevo solo lo schermo, invece volevo vedere anche te. Ah, ok. Sì, dai, intanto Ciao. teniamolo così e dopo casomai faccio il Va zoom, bene, così almeno come vediamo un po' preferis. tutto, vediamo un po' tutto nel complesso. Anzi, siccome ci sono anche le prime, cioè la divertente, tutto, faccio così e poi quando devo andare giù a pigliare le robe. Andiamo a prenderle. Allora. Dunque, Alex, che facciamo? Cominciamo dal primo, come abbiamo fatto? Sì, allora praticamente dobbiamo semplicemente dire in che categoria va, ok, nel Sì, senso sì. se in quale lo rappresenta di più. Quale lo rappresenta di più? Esatto, e ci contendiamo in tutte queste caselline tanto carine che ho Quindi fatto. una, due, tre, quattro. No, aspettami. Dieci. Sono 10 10, le ah, 10 caselle. categorie, ok, per 20 personaggi, Per 20 19. personaggi, esatto. Va buono, va Ovviamente buono. la metà, come ti ho detto, deve finire nell'ultima casella, perché sennò non ha senso questa puntata. Indubbiamente, indubbiamente. Perché no, il fatto è che la roba difficile è che ci sono dei personaggi che secondo me andrebbero su più caselle, Eh sì, ma naturalmente. infatti secondo me possiamo mettere anche magari due personaggi sulla stessa casella. Solo che No, ci no, no, conti. no, io sto dicendo lo stesso personaggio su più caselle. Ah, eh sì, quello anche, però bisognerà fare delle scelte qua. Dovremmo fare delle, dovremmo fare a botte, mi sa. Ok. Io avrei da fare queste scelte qua. Benissimo, ma i commenti di Facebook vengono fuori insieme a quelli di Twitch? Sì, sì, Domandone? sì, sì, sì. Perfetto, ottimo. Qua vedi tutto. Sì. Benissimo, allora direi che possiamo cominciare. Sei Però pronto, Alex? naturalmente quelli che seguono su Twitch vedono soltanto i commenti di Twitch, quelli che così seguono su Facebook sono quelli di Facebook. Ah, Ok. ok, beh, giustamente, giustamente. Perfetto, allora, Alex, cominciamo dal primo, che è Cominciamo dal tuo. primo. Il primo è il signor. È il Kevin signor che. Spacey non se lo puoi sposare, ma infatti, guarda, onestamente non sono proprio così, anche perché dopo volevo parlarne perché a me Kevin Spacey non piace, però vabbè, dopo vi spiego perché. Dai, mi fai cadere già le palle, Ma ti allora. Va spiego perché, però dopo, cioè, bene, ma chi se andiamo ne per frega tempo. grado. Thanos, ma anche Thanos non mi Tatanos. piace per un cazzo, però va bene Che così. fatica che sei. Allora, ma io che. Vai, Evviva. intanto dimmi. Perché hai scelto Thanos? Allora, ero molto deciso perché volevo assolutamente mettere un cattivo della Marvel. E fondamentalmente il problema, uno dei problemi grossi della Marvel è che non ha cattivi fighi. E Ha degli eroi. che mi dici del gettonatissimo Loki? Loki non è cattivo. Infatti, allora, Loki non è un cattivo non cattivo, come ti ho scritto oggi. Dovremmo fare una classifica dei cattivi non cattivi. E là ci divertiremo. Infatti, eh sì, Però, anche lì no, però faremo un'altra puntata. comunque, Loki non è un cattivo vero, è un antieroe, ma neanche diventa proprio buono. Quindi, fondamentalmente, è Però molto all'inizio interessante, è molto era. A me figo. Mi piace piaceva come. molto all'inizio. Sì, mi piace. Tom Hiddleston è molto bravo. Molto figo. Mi piace il personaggio di Loki, lo trovo interessante perché comunque è il dio dell'inganno, si traveste, fa robe. E poi comunque, però mi sembrava che avesse una motivazione abbastanza debole, vale a dire che alla fine è geloso di suo fratello, che non è neanche suo fratello, vabbè. Però lo considero comunque, tra parentesi, tra i buoni. Invece Thanos è sicuramente l'antagonista, ero indeciso tra lui e Ultron, onestamente. Perché anche Ultron è bello interessante, però Thanos è ancora più forte perché è molto ambizioso, sicuramente, il suo progetto è impressionante e tra l'altro parlando ieri con i ragazzi che sono venuti live da noi, che hanno parlato di cambiamenti climatici e di ambiente, mi ha fatto molto pensare a Thanos, perché
per le cose che fa e che alla fine hanno ripercussioni sia economiche sia sociali sul nostro pianeta. Ok, io guardo il film della Marvel e penso all'economia, mi sembra abbastanza giusto. Molto bene. Mi sembra giusto. Però comunque, allora, intanto non è un cattivo scontato, non è cattivo perché è cattivo. E vabbè, qua può piacere o non piacere come cosa. Perché comunque lui vuole distruggere, vuole cancellare metà dell'universo e alla fine ci riuscirà, dando comunque uno dei colpi di scena più importanti e più sorprendenti degli ultimi 20 anni, probabilmente del mondo del cinema, perché comunque dopo questa cosa la gente è andata fuori di testa. Io mi ricordo le reazioni al cinema che sono andato a vederlo, a parte il cinema gremito, però poi tutti a congetturare teorie su come sarebbe andata a finire il secondo capitolo, vabbè, siamo tutti sclerati, quindi è stata proprio una roba sociale molto importante. Lui comunque Thanos ricorda una certa complessità perché ha dei conflitti interiori, non sulla sua volontà di compiere questo massacro, ma sul modo di effettuarla. A un certo punto dovrà addirittura arrivare a sacrificare la figlia, che farà in modo abbastanza doloroso, nel senso si vede che soffre mentre fa queste cose, però lo fa per il bene superiore. E è un cattivo che soffre, è una cosa secondo me abbastanza innovativa, cioè poche volte si vedono così tanto, soprattutto sui film di massa come la Marvel, che comunque fa roba commerciale. Oltre a questo, ha un design molto figo, alla fine sembra Benito, però muscolare e viola, che comunque dà proprio l'idea del dittatore del cazzo. E mi piace molto il mondo, il suo ambiente intergalattico. Mi piace molto che in realtà sia molto simile a Tony Stark come passione, come interesse. Se Tony Stark vuole, però, cioè Iron Man, vuole scoprire l'umanità e sfruttarla pieno, però per fini, diciamo, personali, ma alla fine si pente sempre. Thanos non si pente un cazzo. Questo qua è quello che lo rende cattivo. Quindi, detto questo, io direi che potrebbe essere benissimo un incompreso, però perché alla fine c'ha ragione. Dal suo punto di vista. Sì, da un certo punto di vista sì. A me diciamo che, come dicevi tu, incuriosiva molto di più cos'era il penultimo, nella parte Infinity War 1. probabilmente. Sì, esatto, quando è Ah, brava, apparso. brava, brava, Cioè, assolutamente, secondo me assolutamente. è stato molto interessante vederlo magari all'inizio, però successivamente, a parte che proprio penso che sia stata la parte 2 un po' una delusione per tutti, perché... No, cosa? Io ero là che, vabbè, mi segavo due mani, però vabbè, fa Sì, niente. però tipo la sua figura, cioè per come era No, no, indubbiamente, la partito, prima parte è molto si è più un po' approfondito perso. della seconda, Esatto, sicuramente. si è un po' persa, però... Come dici tu, potrebbe starci, però vedo anche altri nella categoria incompresi, però Beh, effettivamente forte forte, perché comunque hai i poteri potrebbe essere in più. dell'universo. È vero, non so, tra Forte, tutti. forte, letale, più di letale, ti distrugge metà universo, voglio Effettivamente, dire. tra forte letale incompreso, E cosa ti poi non so senti di perché, più? non so cosa c'è in alto. Aspetta che adesso vado e ti faccio Cioè, non me lo vedere. ricordo. Vabbè, se vuoi anche intervenire alla chat, non è un problema, eh. Esatto, se avete anche voi da darci qualche consiglio, ben Allora, accetto. intelligente è intelligente perché lui ha insegnato agli italiani una nuova parola che è ineluttabile, una parola così difficile che chi non ha mai letto un libro non può Soprattutto, sapere. toglimi una curiosità che magari sei più afferrato di me su questo. Ma in inglese che cosa dice al posto di ineluttabile? Non mi ricordo, forse Dice sempre comunque. avoidable, inavoidable, una roba del genere. Ok. Vediamo un po'. A cercare, fare la ricerca. Comunque, secondo me, tra tutte, io lo metterei su. Non su letale, perché letale lo vedo più come una cosa. Non dico per un serial killer, però più per una persona proprio senza scrupoli. Lui, come hai detto tu, dei sentimenti comunque di fondo ce li ha. Non è che ne sia Sì, che sono privo. positivi in realtà. Esatto, cioè quindi non è che non ha sentimenti e fa tutto in maniera molto apatica e distaccata come potrebbe essere invece un serial killer o altro. Quindi potrebbe benissimo andare, secondo me, o in forte o in compreso. Però siccome l'hai Allora, in scelto inglese l'hanno tradotto inevitable, inevitable, sono inevitabile, tu... vabbè. Inevitabile, ok.
Quindi è stato un italiano che ha voluto mettere quel tocco un po' di E più. tra l'altro ho avuto questo pozzo di brio, un po' di gioia. Parole un pochino più osé, tra virgolette, Esatto. grammaticalmente osé. E va bene, allora decidi tu tra incompreso e forte, perché per me potrebbe andare benissimo in tutti e due, onestamente. Allora, affascinante, malvagio, divertente. No, divertente non è divertente, Non è per anzi, è niente proprio un divertente, cazzo. non per È proprio un cazzo. Cattivissimo, no, non è cattivissimissimissimo, ma neanche malvagio perché, vabbè, ammazza la figlia, però lo fa sofferendo. Affascinante, non mi pare un bell'uomo. Dai, facciamo incompreso. Vai, Incompreso. dai, la accendiamo? Sì, accendiamola. Dai, perfetto. Benissimo, prossimo, tocca a me. Oh. Dai, Ok, allora. xenomorfo Ade. No, no, lo xenomorfo, dai, facciamo xenomorfo. Allora, perché Dai. ho scelto lo xenomorfo? Praticamente penso che tutti quelli che mi conoscano sanno il perché. Ormai gli avrò fatto una testa quadrata con sti cazzo Guarda. di xenomorfi. No, dovete sapere che è un film, cioè, iniziamo col dire che penso che sia uno dei film fantascientifici più belli mai Solo mentre spieghi realizzati. facciamo così, ok? Va benissimo, mi piace l'idea. Penso che sia uno dei migliori film fantascientifici mai realizzati. È perfetto, con un'atmosfera inquietantissima, questi spazi stretti, queste cabine nello spazio che solo, cioè, non poteva realizzarli meglio di così, davvero. Ridley Scott, giusto che è di Ridley Scott. Da E 79. poi è del 79, ragazzi. Invece il design di questi alieni è stato realizzato da Giger, che è questo artista un po' pazzo, un po' folle, che ha addirittura un suo Marco, sei arte. un figlio di merda, te lo dico, sei un figlio di Ecco, merda. mi Perché spiace, mi ma. sono messo in bocca il filtro per fumare e lui mi ha scritto non fumare, praticamente. Cioè, ti sta No. controllando come una mammina, insomma. No, non so come spiegarti, però su Twitch c'è la possibilità di mettersi degli ordini, ok? E lui ha questa possibilità Ah, che si è messo da davvero? solo, sì, che lui, tu ogni volta che guardi Twitch acquisisci punti. Lui ha preso 1500 punti che ha acquisito guardando le altre live e mi ha detto non fumare. E quindi non posso fumare per 2 minuti. Va Hai bene, poi intanto capito? me la Dai, giro. appoggia, allora devi eseguire gli ordini, mi sa, quindi Intanto me la giro. vai, giratela, giratela. E niente, quindi ho dovuto scegliere questo personaggio perché secondo me ha un design pazzesco, cioè alieni creati in questo modo non se ne erano mai visti prima, con questa struttura particolarissima, queste cose attorcigliate, pazzesco. Io l'ho adorato appena l'ho visto. Nel film in realtà appare pochissimo. Nel primo film appare veramente pochi secondi con queste luci a intermittenza che lo illuminano ogni tanto no, quindi lo vedi poco, però quel poco che vedi è splendido. È un po' come dire come Predator, cioè c'era Però una parliamo persona del dentro. primo. Parliamo del primo, naturalmente, assolutamente. Poi ovvio che ci sono gli altri che sono molto belli, non tutti in realtà. Penso che più bello sia il 2 insieme un pochino al 3 e poi basta per me perché il 4 fa veramente schifo. Però diciamo che il design di questo alieno, cattivissimo perché in fin dei conti è un alieno, non ha sentimenti, non ha, cioè lui vuole semplicemente procreare, vuole che la sua specie, Poi cioè la diciamo. figa. Non esattamente, perché poi dopo c'è anche l'aliena, non so se ti ricordi nel 2, che è abbastanza inquietantina, anche lei che fa le uova a intermittenza. Pa, 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 pa. Sì, io mi ricordo nel 4 che c'è la madre degli La alien, madre, esatto, sì. dei Ah, xenomorfi. era nel 2, scusami, se sono sbagliata, era nel 4, sì che Mi appare. sembra. Madonna, che inquietudine anche quella lì. Sì, Beh, spaventoso. diciamo che come alieno ha fatto la storia del cinema, come cattivo Beh, sì. fantascientifico, secondo me ha fatto la storia del cinema e sono un po' combattuta. Se non avessi questa passione malata, perché so perfettamente che è una passione malata, perché a me pi proprio piace anche esteticamente, piace anche in maniera morbosa, e vorrei farvi vedere questa cosa se posso, se riesco, senza far cadere tutto. Ecco, invece ho fatto cadere tutto, sapevo. Hai visto? La Madonna! Ma Hai visto? Questo me l'ha fatto un amico, è fatto tutta con la stampante 3D. che cosa dici? Ma che figata! Sì, me l'ha fatto lui.
ci ho messo un bel po', però è fichissimo, una cosa che, vabbè, insomma, sono piena di statuette sui cattivi, quindi No, per beh, è uno dirvi che non è spettacolo. affatto una malattia, affatto proprio, cioè No, ma ti pare. perfettamente curabile. E quindi, senza andare troppo e perdermi poi in un turbine infinito di cose, direi che ho proposto questo cattivo perché secondo me è un po' come Predator, dai, diciamocelo. Non l'ho messo Predator Vabbè, perché la Predator è molto meno importante, tra i due dai, preferisco adesso. molto più gli xenomorfi. Ma E posso chiederti una adesso roba? dimmi. Ma invece di Prometheus, cosa mi dici? Allora, cosa dirti? Allora, se devo calcolare solo il primo per dire. Mi aveva anche incuriosito, ti dirò la verità, Quindi quello senza xenomorfi. esatto, quello che parlava un po' dell'origine di questi creatori, no? Questi creatori di Esatto. questo mondo, mi sembrava un'idea anche interessante, anche perché non andava di nuovo a tirare fuori gli alien che spuntavano, gli xenomorfi che spuntavano fuori e ammazzavano tutti, ma era un prequel. Anche un po' con delle belle immagini, della bella suspense, mi incuriosiva tantissimo. Infatti, per il primo, ancora, poi dopo è diventato una presa per il culo perché è partito dall'essere prequel a diventare una cosa che non ho capito perché, cioè, ma poi trashissima. Perché insomma, quello che è venuto dopo era veramente Alien Covenant, mi sembra che si chiami, era Cosa trashissimo. terribile, Oddio, in realtà terribile. qua dietro ci dovrei avere un poster di Alien Covenant, ma in realtà ma è perché me l'ha regalato e quindi cosa fai? Lo butti? No. E quindi no, mi ha lasciato molto allibita, anche perché era veramente eccessivamente trash e poi non dovevano comparire gli xenomorfi, invece compaiono e stravolgono la situazione e perdono completamente l'inizio di tutto. E si va a Sì, sminare non si capisce un tutto. cazzo. E poi vabbè, c'è quel finale terribile con i cyborg che è prevedibile Ma come non so scusami, e lo cosa. xenomorfo che va tipo nella doccia dei due con la coda che sembrava volesse fare Sì, quel vabbè, salto? dai. Ma E poi mi ricordo che santo. c'era quella scena là dell'uovo di Alien là. E cosa faccio? Lo guardo? Lo tocco? Cosa faccio? Cioè, dai, Tristezza. sono un cazzo di pianeta alieno, sono uno scienziato di merda, si sa per queste robe. No, no, lo No. tocco, lo tocco. No, lo Vabbè. tocco. Quindi io andrei direttamente qui e scegliamo Beh, qualcosa. letale, letale. Beh, letale, Beh, letale. allora, se vuoi il bonus è sempre l'ultima. È sempre da farla sposare, perché so che a Ah, te non farebbe neanche schifo. assolutamente no, mi andrebbe anche bene. Comunque, sì, può essere che sia letale più che altro, perché non sopravvivi, amico. Eh Inquietante, no, non è. no. Inquietante per alcuni, per me Allora, no. no, inquietante, va bene, nel senso, Scott, non è là che c'è appunto il titolo del film che è Nello spazio, nessuno può sentire urlare. Era Aspetta. là, no? La tangina. Aspetta, mi sono persa all'inizio, cosa? Sto dicendo, il sottotitolo del film di Alien. Non Ok. è nello spazio, nessuno può sentirti urlare. No? Ho sbagliato film. Vediamo un attimo. Perché adesso è uscito il film de Sica e Buldi. Ti va... Ecco. Volevo farti una sorpresina, sei contento? No, no, è Alien, vecchia, è Alien. È proprio la tagine del film. Ma sì, ma dove? All'inizio? No, Tipo no, che... non so come spiegarti, è la promozione, insomma, la fase Non lo promozionale. sapevo, non lo sapevo, anche perché non l'ho mai visto scritto da nessuna parte in realtà, Sì, quindi sì, sì, sì. fico, beh, bellissimo, bellissimo come titolo, cazzo, fico, fico. Infatti, quella di Buldi e De Sica, che è Natale su Marte, Lascia stare, guarda, ti prego, non posso sentire era certe bestemmie. nello spazio, nessuno può sentirti scurreggiare. Mio Cristo di un Dio. No, io non Madonna, lo andiamo a guarderò sbattere la mai. Non lo testa, guarderò mai. moriamo. Mai No. guardate neanche uno. Quindi Io non non lo devo so, guardare Alex, che dici? Lo mettiamo invece. in Allora, letto? vediamo un po'. C'è malvagio divertente? Non mi pare divertente. Cioè, No, perché non è che comunica, quindi. forte. Boh, dai, se non abbiamo messo Thanos. Beh, sì, è vero.
È ben forte perché insomma, al posto del sangue c'è dell'acido. Questa è l'unica cosa che Sì, ok, corrode. ma Thanos si è scimmiotato nell'universo, abbiamo senso incompreso. Sì, giusto. Vabbè, senti, io lo Oh, metterei secondo me o è nell'inquietante. letale o inquietante. Dai, mettiamo nel letale. Ecco, che carini, guarda, uno sotto Esatto. l'altro. Oh, il prossimo è tuo, Alex, Sì, allora, William il macellaio. Allora, Sì, me ne intanto parli un così po', dai, io. Sì, contestualizzamelo. contestualizziamo. Allora, intanto voglio consigliare a tutti di guardarsi Gangs of New York, che è veramente un filmone di Martin Scorsese, che appunto mi pare sia del 2002. Sì, 2002. E praticamente niente, allora il protagonista è DiCaprio, invece l'antagonista è Billy. Ma sì, è proprio. Ma come È mai l'ho perso? DiCaprio, sì. Come mai Sì, l'ho perso? era Che quel succede? periodo in cui lavoravamo un sacco con Scorsese. Me lo sono proprio perso, non so come mai. Vabbè, recupero. Guarda, no, veramente recuperala, perché allora si basa fondamentalmente sul fatto che New York è diviso in 5 distretti, ok? E ogni distretto ha la sua gang criminale. Però parliamo degli anni 20, mi pare. Sì, o 30 massimo. Forse addirittura 800, non mi ricordo niente, l'ho visto anni fa. No, 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 ok, no, no, 800, 800. Ok, e praticamente uno dei capi di queste bande è appunto Billy the Butcher, che mi pare sia irlandese. Che lui in passato ha ammazzato il padre di DiCaprio. Ok, però DiCaprio cresce e vuole praticamente fermare la sua banda dall'interno, quindi diventa un componente della sua banda ed è interessantissimo vedere il rapporto che si crea tra questi due, che fondamentalmente sembra quello tra Long John Silver e l'altro ragazzo dell'isola del tesoro, è Jimbo, Jim. dell'isola del Oh, tesoro. amori. Più o meno sembra una roba del genere, solo finirà nel sangue. Però purtroppo l'hanno dentro un cazzo, amici. E lui com'è cattivo, com'è di Allora, è carattere? sornione, ha sti bei baffoni, è carismatico, Movember poi, è molto carismatico, è molto pericoloso anche soltanto quando parla di far cagare addosso, mi è incredibile, passando poi anche ad essere divertente, quindi a questa ironia assassina impressionante, Lo però guardo dopo, io. te lo giuro. Mi hai messo tra curiosità, lo guardo dopo. No, no, indubbiamente. E poi è un macellaio, lo dice anche il nome, ci sarà un motivo. Quindi, no, no, assolutamente. Secondo me, allora ti dico, è che non lo vedo da tanto, tanto tempo. Però appena ho pensato ai cattivi, non dico che ho pensato subito a lui, però era uno dei Venuto primi in tre. mente, sì. Sì, perché all'epoca mi era proprio. E poi guarda che look che ha, voglio No, ma infatti dire. appena l'ho visto ho detto, Sembra che parlavi interessante. matto. E poi io, sai che adoro scoprire sempre villain nuovi, sono veramente felice, molto interessante. Quindi tu mi dici che da quello che sembra, oddio, cosa ho fatto? Che è Ecco, ho successo? fatto l'iper zoom. E sembrerebbe quasi un po' più sul tipo affascinante, però Sì, malvagio. ma è anche un po' politico. Lui fa sempre Politico. questi. Sì, è un po' politico perché fa sempre tramaci con le altre bande. Comunque fa. È un mafioso. Intelligente. È praticamente la nascita della mafia. È la nascita della Ok. mafia questa roba qua. È in Quindi America. affascinante, intelligente. Ma Sì, però pensavo comunque di aver assassino messo. brutale. Mi sa È un che ho sacco di robe. sbagliato. Volevo mettere carismatico a posto di affascinante e ho messo affascinante. Comunque sì, per me è anche carismatico, è un po' Sì, affascinante. ma poi non so se tu ti sei guardata, sai chi è che lo interpreta questo ragazzo? David Daniel Lewis. Day-Lewis. Non so dire il suo nome, si Daniel vede. Day-Lewis, che è Daniel Day-Lewis. uno degli attori migliori del secolo, Sì. purtroppo ha chiuso Ma la è bravo. carriera, purtroppo, con Il filo nascosto, anche un altro Ho visto, filmone bellissimo, incredibile. stupendo. Mi Filmone. è piaciuto un sacco, madò. Molto, Lui molto bello. veramente è un gigante. Lo Però sì, bravo ricordo. Marco, è uno stratega criminale, bravo, bravo, sì. Però è anche brutale, nel senso, quando deve essere ignorante, fa uscire la cazzimma, esce la cazzimma. È veramente tante robe, è veramente tantissime robe. Io me lo ricordo, Lewis, ai tempi di. Com'è che si chiamava? L'ultimo dei Moicani? Ti ricordi? E anche il Madonna. petroliere, vabbè, ma Anche il minchia, che petroliere, santo filmoni ha Dio. fatto. Allora lo E questo mettiamo qua, in secondo me, è uno di quelli. carismatico.
Lo mettiamo in tipo È affascinante. affascinante, secondo me ci starebbe di brutto. E Perfetto. vediamo un attimo se ha preso un po' di robe. Allora, no, sì, è stato candidato miglior attore. Ah, protagonista, capito? Daniel De-Lewis in questo film qua. Ah, è L'hanno protagonista. candidato miglior attore e protagonista nonostante sia l'antagonista, capito? Capito chi è? Io lo adoro, fantastico, fantastico. E poi Bona, sì, non ha vinto però un cazzo. Cosa c'era quell'anno che l'ha fatto perdere? Vabbè, comunque, no, candidato Dobbiamo andare un po' dappertutto. indietro. È uno di quei film che purtroppo ha ricevuto 10 candidature agli Oscar, non ha vinto neanche uno. No, palle quando È uno di fanno quei così. film là. Neanche il montaggio, poverini, neanche il montaggio. Vabbè. La dice lunga, cioè. Ma Oh, capellini blu. guarda chi mi è apparso qui, Primo Villains Il tuo amore. del mondo dell'animazione Disney. Calcoliamo il fatto che io ho fatto fatica perché avrei voluto scegliere anche un altro cattivo che mi piaceva tantissimo, dell'ambito dell'animazione, però non Disney, però non l'ho messo. Però, se vuoi lo cito alla fine. Dillo, dillo, dillo. Allora, io conosco il suo nome in inglese, ma come in italiano dovrebbe chiamarsi Bacter, che è il cattivo di Osmosis Jones. Non so se hai No, l'ho presente, visto. non l'hai visto? Cavolo, dovrei fartelo vedere. Comunque, è un virus, cioè, è un Ah. virus, cioè, è tipo ambientato nel corpo umano questo film d'animazione. C'è dentro anche Bill Murray, insomma. Marray. C'è dentro anche lui e praticamente si svolge all'interno del suo corpo la storia Ok. e il suo corpo è rappresentato in maniera animata, fondamentalmente, come nel tipo esplorando il corpo umano, solo più figo, diciamo, come Più se fosse... splatter. Sì, no, sul serio, sembra tipo una specie di thriller, è un tipo di mood, è un po' tipo un thriller poliziesco, non sto Ma cosa scherzando. dici? No, ti piacerebbe un casino, per me un film d'animazione secondo me è pazzesco, a me piace un sacco. E il villain principale è questo virus, tipo dell'Ebola, non lo so, tipo è formato, insomma, si è formato dall'Ebola per diventare questo virus che è tipo caratterizzato da Dio, tutto rosso, Ah, ma ha cioè, un carattere. Madonna, è fichissimo, guarda, dovresti Nel vederlo. senso ha una personalità? Sì, Madonna, sono tutti tipo come la Disney, c'hanno faccia, espressione, capelli, c'hanno tutti, sono tutti comunque Non è una caratterizzati. cellula e basta. Ok, buona. È una cellulona, altro che se riesco a farti vedere un'immagine, vabbè, comunque dopo la fine ti dico. E quindi ho fatto fatica perché in realtà ce ne sono tanti anche di altri film d'animazione, ma ho scelto quelli che secondo me sono i the best. E i the best sono quelli della Disney, senza star qui a Obiettivamente. pigliarsi per il culo di quell'animazione Disney in 2D che facevano una volta, ragazzi, perché Dagli anni 90 soprattutto, vabbè. 94 è di Hercules è del 94, sono nata nel 94, per cui Tanti auguri. l'ho No. recuperato dopo quando avevo ormai 5-6 anni, l'avrò recuperato e vabbè, ragazzi, è uno dei cattivi meglio fatti a livello tipo di umorismo, cioè chi non sa le battute di Ade a memoria, chi non risponde con la sua stessa tonalità, chi non si incazza come lui, chi non lo sostiene anche perché chiariamoci, ha tutte le motivazioni per essere scazzato Ade, diciamoci la Lui, cazzo. poverino, alla fine è bullizzato continuamente. Cioè, Zeus è quello cattivo del film, secondo me. Sì, anche perché l'hanno molto edulcorato rispetto alla tradizione della mitologia greca, ma questo penso che lo sai anche tu, perché... Beh, ma insomma, ma chi, Zeus? No, tutto il film, Hercules, diciamo che non ha un cazzo di mitologia greca che sia vero, cioè, nel Vabbè, senso... grazie al cazzo, hanno messo i musical dentro, cioè ci sono le musiche che fanno gospel, voglio Esatto, non hanno messo dire. musical, hanno messo gospel, mitologia Vabbè. greca e gospel, sono dei geni! Così No, fa infatti, ridere. ma però è un mashup E chi non le pazzesco. sa le canzoni di Hercules, dai, quelle che sappiamo di più di tutte, diciamoci la verità. Quindi non ho potuto, ma poi come dici tu, il vero cattivo in realtà della mitologia greca sarebbe veramente Zeus, quindi ridiamo e scherziamo, ma è così. Hercules non 97 mi dicono, eh? lo potesse, ma dai, allora ero già grandina, ero convinta nel 94, quindi avevo Avevi già addirittura tre 3 anni, ma eri anni. grande. E quindi è proprio, guarda, Era grandissima. un'adulta. Non mi ricordo che mi regalarono la VHS. Madonna, che felicità, ero veramente al settimo cielo per quel film d'animazione. Guarda, io tirerei dei porchi perché non lo farò.
Però porco, perché praticamente io avevo preso tutte le VHS di tutti i classici Disney, avevo L'ha tutti, tutti vendute. l'avevo. No, peggio, le ha buttate via mia Infatti. madre, tutte, tutte, se cazzo le si tenute, sai quanti soldi avrei fatto adesso, porca Ma senti, puttana. per la verità, ci sono delle versioni delle VHS che sono molto rare e costose, che quindi col tempo acquisiscono più valore, ma tutte le VHS in realtà altre non valgono niente, quindi in realtà non ti sei Anche quelle perso. di Dragon Ball avevo tutte, Mi tutte, dispiace solo che avevano un tutte valore affettivo. Io ti dirò la verità, delle VHS non mi è mai fregato un cazzo. Infatti, le avevo. Sì, ma hai capito, c'avevo là, costavano. perché me ne ricordo, erano là, là No, sopra. vabbè, no, vabbè, ovvio, cioè nel senso hanno un valore affettivo alla fine, no? Perché comunque le guardavi da piccolo, il metterle su, ti ricordi che bello senza pubblicità, perché No, erano infatti, incredibile. e dovevi tirarle indietro alla fine, cioè ti ricordi che dovevi tirare indietro la Rialzarti il VHS per culo, premere il riprodurre? pulsantino. Bellissimo, stupendo, stupendo. E Era quindi meraviglia. niente, non ho potuto non scegliere Ade perché Ade è proprio il mio, penso il villain the best di tutto, insomma, di tutti i personaggi cattivi Disney. Questo E perché? tu indossi, sai, articoli firmati! No, veramente, secondo me, più che altro lui, come dicevamo, non è cattivissimo, nel senso che, cioè sì, non è che, allora, ho formulato male, è cattivo. È Anche stronzo. se in realtà Ade non dovrebbe essere cattivo, secondo mitologia, anzi, dovrebbe essere l'unico dio sano di mente tra tutti, quindi Sì, in realtà indubbiamente, cioè, indubbiamente. l'hanno voluto fare cattivo perché, sai, vive nell'oltretomba, allora sai chi vive È nell'oltretomba è la morte è cattivo. brutta. La morte è brutta, però cazzo, un dio della morte, quindi fichissimo, l'hanno comunque caratterizzato, secondo me, benissimo, con questi capelli blu, questa tunica, questo viso un po' allungato, questi doppiamenti che mi fanno spanzare tutti arricciati, stupendi. E poi, dai, le sue battute, ironicissimo, mi piacciono i Ma anche pene e panico cattivini. fanno morire. No, secondo me sono proprio una combo perfetta loro tre, cioè, nel senso che tutti i No, momenti in cui anche le compaiono robe, come si chiamano? sono i momenti, Le le parche. barche, che fighe, no, bellissime. Ragazzi, l'Olimpo è da quella parte, ci Esatto, dicono. fantastico, fantastico. No, secondo me è veramente, veramente figo. E, hanno fatto benissimo a creare, secondo me, i villains che sono anche un po' comici funzionano molto di più. Pensate a Isma, che in realtà avrei voluto mettere anche lei perché è tanta roba e poi perché non ci sono donne in questa classifica e un po' mi dispiace, però. Infatti, brava, non ci ho pensato neanche. Io sì ci ho pensato, volevo inserirne alcune, ma purtroppo non è colpa mia se hanno fatto più. E poi anche per una questione che sono le. Cioè, inevitabilmente mi piacciono i villain maschi. Anche se, per esempio, anche Eris di Sinbad, non so se ti ricordi, Sì, 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 la sì. dea del caos, quanto cazzo era fregna anche lei, cattivissima. Sto Vedi. pensando Mi vengono a. in mente, cazzo, Sto pensando adesso, alla tante. cattiva, la dea africana di King Piduk. Aspetta, qual era che non mi ricordo? Beh, non me la ricordo bene neanch'io, però era straspaventosa. Sì, comunque secondo me ce ne sono, però in questo caso forse almeno io ero mossa da ragioni sentimentali mie, personali, e quindi No, no, ma non anche sono io, per riuscita. carità. Anche se ti dirò, insieme ad Ade avrei messo volentieri anche Isma, perché fanno comunque parte di quel PG ironico, simpatico, cattivo, però che comunque risulta sempre comico qualsiasi cosa faccia e soprattutto lo sostieni. Quello è il fatto, perché tu ti metti in simbiosi con lui, con le sue motivazioni, lo capisci e quindi dici, ok, vai, conquista tutto, conquista il mondo, conquista l'Olimpo, cioè conquista quello che vuoi. Quindi Prenditi direi tutto, che tanto andrà molto meglio con te. secondo me non c'è neanche da discutere tanto, io lo metterei nei divertenti, cioè Sì, onestamente. bravo, l'ho detto anch'io. Ade per forza divertente. Se lo metti lui, chi No, metti? Per infatti. forza. Anche se ce ne sono, secondo me dopo, vabbè, aspetta, che non è. No, vabbè, ma Ade è proprio il top. Oddio. Sì, Ade, vabbè, ci sta troppo. Ah, ce n'è un altro mio, però dai, per non parlare solo io, fai tu, fai questo. Ma vedere è uguale per tutti e due, quindi Ah parliamo no, tutti e infatti. due. Dai, parliamo tutti e due. Abbiamo scelto Vader tutti e due. Perché abbiamo scelto Vader tutti e due? Oddio, Oddio, oddio. non vedo niente. Aspetta, aspetta, eccoci. Perché. Vabbè, io l'ho scelto perché. Allora, stavo ragionando sul fatto di queste saghe, no? Quindi stavo pensando a Harry Potter, stavo pensando a.
Star Wars, pensando a Signore degli Anelli, ho detto c'è Voldemort, c'è Sauron e c'è Vader. L'imperatore no, perché secondo me è cattivo e basta, non c'è nient'altro, nel senso è un Alex. mostriciallo. Ta 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 Ah ta beh, sì, indubbiamente. ta ta ta. C'è Cioè, è un'entrata in scena leggenda, è spettacolare. leggenda. Cioè, è una... Leggenda. Cosa vuoi fare? Cosa devo dirti? Io ho un tatuaggio sul braccio su Star Wars, Davvero? Non lo quindi. sapevo, fammi vedere. Dai com'è. No, toppissimo questo. Sai com'è? Questo Oh, vabbè, cioè, ci sta, ci sta. è il Millennium, in più c'è il simbolo della Millennium. ribellione, quindi vabbè, proprio. Ti dirò una cosa però, che ti farà un po' soffrire, però, ma io sono così purtroppo, non ci posso fare niente. Io non volevo vederlo Star Wars. Pensavo fosse una cazzata, pensavo fosse una minchiata. Mi dispiace, io ho sempre dei pregiudizi, cioè sui miei film preferiti ho sempre avuto dei pregiudizi del cazzo all'inizio che non mi permettevano di vedere il film. No, Star Wars, no, sei Alex, non fare così, non prenderla male. Vabbè, ragazzi, dai, cioè, bene. Sei Perché? tornato. Perché? Scusa, non volevo dire questa bestemmia. Perdonami. Perdonami. Perdonami per questa bestemmia. Mi dispiace, scusa. Però mi sono ricreduta, ecco. L'ho visto molto. Brava! Mi sono... Però l'ho visto tardi, eh. Tipo, l'ho visto esattamente 5 anni fa. Ho visto Star Wars 5 anni fa. E dopo aver visto Ci la conoscevamo già? saga, sì, ci eravamo appena conosciuti. Ah, Appena ok. iniziata l'accademia e ho visto Star Wars. E quando l'ho visto, volevo uccidermi per non averlo visto prima. Mi sono data dell'imbecille, mi sono data della cretina, mi sono... Io ho visto solo i primi tre, vedi che... Bravo, va In bene così, realtà giusto sì, così. non perdi nulla, però Giusto così. ti dirò la verità che è stato bellissimo, un momento altissimo della mia vita, è stata una saga pazzesca, non ho niente, niente da dire a riguardo. E quando l'ho visto per la prima volta, vabbè che ormai lo conoscevo, sai, perché di fama Darth Vader comunque è Si sa. conosciutissimo. Ma poi Darth Vader, Darth Vader, quanti cazzo di pronunce c'ha questo nome? Qual è la Darth Vader. Darth Vader? Cioè, qual è quella giusta? Allora, boh, quella giusta in inglese è Darth Vader, però in italiano è stato tradotto Darth Fener e poi in italiano di nuovo in Darth Vader perché all'epoca non si usava a pronunciare in inglese. Però vabbè, diciamo, beh, facciamo Vader perché è quello che sono più legato io. Però comunque. Ah, e voglio Io penso, dimmi. precisare una cosina, voglio precisare una cosina. A me piace, diciamo, Darth Vader, non so più cosa dire. A me piace Darth Vader, non mi piace quella minchia di Anakin di merda. No, Anachino, simpatichino, Anakin è da perché è così bruciare, appunto. carino. Cosa cazzo c'entra Anakin con Darth Vader? Allora, no, Cioè... ma sai cosa? Io stavo ragionando appunto, perché questa classifica l'ho fatta più o meno con il mio coinquilino in realtà, perché abbiamo gli stessi gusti. E ragionavo sul fatto che Darth Vader in realtà è meno cattivo di Anakin. Anakin è veramente un pezzo di merda, però fin da piccolo lui si vuole trombare intanto Padme fin da quando è piccolino, Vabbè che non proprio. c'ha tutti i torti, Era già scusami. scappato. Sì, ma non c'ha tutti i torti, insomma. No, no, che cioè, mio. Non ha tali torti, Natalie ma chi è che non vorrebbe? Portman. Chi è che non vorrebbe? Infatti, già da piccolo aveva già capito come girava il mondo. Poi, appunto, sempre là, rompere i coglioni, ma è lato scuro, ma è bello, ma è brutto, ma è cattivo, ma è bello, ma è bello, però ma è brutto. Ma sai, vieni con me, picciotto, vieni con me, facciamo una cosa insieme, facciamo un impero tutto nostro. Però è una bella idea, una bella... E poi, ma sai cosa, ci sto... ma Obi-Wan Kenobi, no, io ti ammazzo, figlio di merda, di un Ewan McGregor, tornati a drogarti e a farti le pene come su Trainspotting. E boom, 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 fallito totale, gli toglie due gambe e un braccio, e ammazza tutti i bambini della galassia, prendi sti Jedi, Cristo di Dio, da solo, No, e mi sa poi che non non si ha due. pente mai, in realtà. Forse perché secondo me hanno scelto un attore sbagliato per interpretare quel ruolo. Cioè, per me non c'entra un cazzo, c'è proprio niente. Non lo E so, a me piace quindi. comunque, per me è iconico anche No. Christensen, come si chiama. Per me è molto Però. più, cioè, è molto più vero villain completo, è proprio Darth Vader, Darth Vader.
perché comunque, a parte che No, no, sono d'accordo, anche a me piace di più Darth Vader. penso che sia anche la prima volta che apparisse un cattivo con una maschera di questo tipo, vestito tutto di nero, con un mantello, una spada laser e che utilizzasse la forza soprattutto, no, per Vabbè, farlo. in realtà, se non vogliamo collegarci anche a... Vabbè, fondamentalmente Star Wars non è un film di fantascienza, ma è un film di cavalieri. Più che altro ha un po' tutto, cioè molti generi, No, non è no, solo. appunto, però fondamentalmente sì, è una space opera, però è anche un fantasy, però comunque... E mi ricorda tanto la barzelletta di Gigi Proietti, che lui in realtà è il Cavaliere Nero, Darth Vener è il Cavaliere Nero, poco da fare, è Caspita. proprio un cavaliere che Sì, non gli devi ma rompere il poi cazzo, non non gli devi cambiare il sai, con cazzo, il poche Cavaliere Nero. cose crea proprio tutta l'atmosfera intorno a sé, c'è cioè proprio la sua aura di potenza, la senti E poi quando comunque ha passa. fatto poi lo Pazzesco. spo no, lo spoiler, il cliffhanger più importante del secolo scorso, insomma, sono tuo papà, e, È cioè, è diventata vero. la roba più fondamentale del Sì, è mondo, stata cioè, iconicissima, penso una voglio delle dire. frasi più iconiche del mondo, ma poi secondo me è proprio un bel personaggio, non c'è niente da dire, è proprio caratterizzato bene, poi apprezzo tantissimo, cioè nel senso che vedere effettivamente il suo background, capisci che effettivamente come tutti ha avuto un background, quindi ha avuto le sue sofferenze, ha avuto le sue motivazioni, è che sai, a Ma non sono volte, molto valide, sono intuizioni, eh. secondo me a volte... apprezzi di più un personaggio avendo poco su di lui, cioè che dove non è necessario per forza sapere che cosa è successo prima. Cioè, è così e basta. È cattivo? Sì, perché è cattivo, punto. Non è che c'è bisogno di tutte queste grandi motivazioni. Sì, No, ovvio no, che no, qualcosa gliele appunto, devi sono dare, tramato però... tre film su questa roba. E poi è... cioè, non lo so. Cioè, sono d'accordo con te a livello di iconicità... Non supera No, no, io ti nessuno. ripeto, allora, sto pensando Però di... sarà difficile classificarlo, secondo me, incompreso proprio a Mina, anche lui. Allora, sì, rimettiamo un attimo il giochino. Ok. Allora, intelligente non è la sua caratteristica. Cos'è che ti devi per malvagio? malvagio ce lo vedo un po' come un po' subdolo. Tipo, Beh... cioè, tipo lui ce lo vedo un po' più. Ma cattivissimo ce lo vedo comunque, no? Ma anche inquietante, ma non tanto per me, ma per i personaggi con cui ha a che fare, perché comunque tra minacce di morte, tra entrate in scena che ogni volta devo suonare le trombe perché arriva lui, ogni volta, tra comunque come se ne parla anche nella galassia e tra il fatto che è uno dei personaggi più importanti della galassia, proprio dal punto di vista, come si dire, di popolarità. Io direi inquietante perché proprio se ci sono io e lui nella stessa stanza, io non sono proprio tranquillo. Nonostante nei primi film, se tu ricorderai bene, c'è gente che gli vuole cagare cazzo, ma tu al Cavaliere Nero non gli devi cagare cazzo. Infatti, No, per niente. anche Però quell'altro, come si anche chiama? io ce lo vedrei anche in cattivissimo, però magari mi sbaglio. Un po' per Cattivissimissimo! l'iconicità, sì, un po' per Allora, già l'iconicità, quel però. briciolo là di bontà che sarebbe che ammazza l'imperatore. È vero, cazzo. Ok, quindi diventa, diciamo che passa dalla parte dei buoni e infatti la sua anima andrà nella forza, cosa secondo me è sbagliatissima perché lui non si merita di essere nella forza, nonostante tutto. Nel senso, si prende soltanto alla fine quando deve morire, grazie al cazzo, anche sono capace. Però, Vabbè, insomma, però secondo me un inquietante ci può stare. sì, è vero, dai, dai, approvo, approvo. Dai, Sì, di Beetlejuice. vai di Beetlejuice, dai, non sarò Quanti abbiamo fatti? tanto. Eh? Quanti ne abbiamo fatti di personaggi? 5? Oh, 4? sì, 5, infatti, dai, vado velocissima con Beetlejuice. No, vabbè. Dovevo scegliere un cattivo di Tim Burton, fondamentalmente, perché comunque anche Tim Burton, ridi e scherzi, ma. Comunque di cose ne ha create anche lui, di personaggi iconici li ha creati anche lui, anche se in realtà non è che effettivamente i cattivi sono tanti. Però mi piace Beetlejuice perché, a parte che è un essere sovrannaturale un po',
perché comunque non è umano, non sai che cosa sia questo spiritello che fa scherzi, che fa cazzate, che si mette a far ballare le persone in mezzo alla tavola, a farle volare su e giù, questo spiritello un po' maniaco, un po' porcello, però Spirito da interpretato, porcello. sì, però è veramente iconicissimo anche lui. A me è sempre piaciuto tanto. Poi con questa cazzo di veste tutta a righe, tipica No, dal Tim punto di vista Maria. visivo è impressionante. Poi insomma, ci hanno fatto di tutto. Ci hanno fatto anche sul musical, perché comunque insomma è un film che ha Ma perché non è qualcosa. neanche troppo, non è neanche troppo eccessivo? Invece adesso Burton si sta buttando sempre di più a fare sempre più sgargianti, Bravo, sempre più colorati, con esatto. tantissimi dettagli, e sono meno iconici dei personaggi che c'erano una volta. Anche Addò, sì, è vero, i suoi personaggi una volta erano iconici, cioè li riconoscevi nel guardati Jack Skeleton, nel senso fighissimo, character design fantastico, però alla fine che cos'è? È uno scheletro con lo smoking rovinato, esatto, però non lo è che so. ci voleva tanto, però voglio dire, chi è che non ha tutto di Jack Skeleton in realtà? Sì. Voglio Tutti hanno un dire. po' le stesse caratteristiche, tornano sempre. Però vabbè, Beetlejuice, poi insomma, anche lì un po' di crush. Quando ero piccola mi ricordo No, che i indubbiamente. miei genitori non mi lasciavano vedere certi film, no? E quindi io aspettavo che loro uscivano il pomeriggio. E mi ricordo che una volta avevo acceso la televisione su tipo canale 6, come si chiamava, Mediaset, insomma, sul Italia 6. uno. Italia 1, benissimo, quanto mi ricordo di guardare la TV. Benissimo. E quando guardavo Italia 1, mi ricordo che a un certo Anche punto io dicevo sul davano 6, andiamo sul 6. sei, e davano Beetlejuice. E io, boh, ci cioè, rimasi stra incantata da questo personaggio, che però faceva cose un po', cioè, se vedi il film, è prettamente per bambini, diciamo, no? Ma Insomma, quanti anni quindi, avevi? dai, ero piccolina, ne avrò avuti 9-10, 9-10, insomma. Ok, dai. Insomma, avevo la testa un po' per capire, però d'altro canto neanche totalmente. Però appena lo vidi fu crush. Mi innamorai completamente, follemente. Già capisci che mente malata avevo allora e che non è più passata, naturalmente. Quindi mi è rimasto un sacco questo personaggio e quindi ho voluto omaggiarlo perché sì, non è malvagio, è uno stronzo. Cioè, se dovessi trovare un appellativo per questo personaggio, è tipo un personaggio stronzetto, tipo. Sì, però lo ami. Però lo ami, di sicuro, cioè sei sempre dalla sua parte, fa sempre scherzi a tutti, cioè è sempre lì a darla in barba a tutti, cioè ci sta. Volevo farti una domanda che però esula un attimo dall'ambito di questo personaggio. Però, tu quando Beetlejuice avevi 8-9 anni e fa le sue cose, ok? Ma tu a quell'età là capivi cosa stava succedendo? Non totalmente, capivo qualcosina, ma non, cioè, non Però tutto. c'eri, nel senso ti arrivava il Sì, fatto. qualcosina mi arrivava, certo, naturalmente. Ok, io per arrivare a questo punto volevo fare questa riflessione che secondo me adesso stanno un po' sclerando le persone, perché sembra che non si possono più far vedere i film ai piccoli, se no, Davvero? perché dicono che non lo capiscono. Ma che cazzo dite? I Beh, bambini capiscono è tutto. I bambini capiscono tutto, sono dei geni. una Siamo noi che cazzata. quando cresciamo A abbiamo parte che paranoie. ti dico la verità, onestamente, te la dico proprio fuori dai denti. I bambini Dai. non possono vedere certi film perché non capiscono? E poi li mettete davanti ai videogiochi dove sparano parolacce, ci sono tipe con le tette in fuori e morti e No, sangue. allora, gran Ma calma, no, gran amore, calma, perché? Alex, mi arriva gente, mi arrivano nelle colonie bambini di 4-5 anni che giocano a Fortnite e mi parlano di morti, di cose schiacciate, cioè, questi genitori, capisci che rompono il cazzo e poi li mettono davanti a cose violente, inaccessibili, dove Allora, o a parte che giocano si con chiama loro Fortnite, addirittura. è un gioco di merda, però non so se tu hai mai giocato, se hai mai visto Fortnite, Sì, mi ok? hanno fatto vedere loro, per Ma dirti, quindi. ti pare un gioco violento Fortnite? Non è niente. Ma con 4 anni, Alex, 4 anni, 4 anni. No, ok, però Non è allora. solo quello, sono tutta una serie di videogiochi dove praticamente la violenza è gratuita. Cioè, comunque non mi puoi venire a rompere il cazzo su un film che ti fa magari vedere, ti parla di sesso, ti parla di morte, ti parla di genere, e rompi il cazzo su quello e non rompi il cazzo sulla violenza. È quello che
me non ha No, senso. no, ma io non sono per niente d'accordo, ti spiegherò perché. Allora, fondamentalmente, non so se perché tu ovviamente non sei nell'ambito dei videogiochi, però uno che ci sta un attimo, in realtà è completamente diverso, sì, esatto. Nel senso, rompono comunque il cazzo su tutto, anche sui videogiochi, Sì, ma tranquillamente. Anzi, lo c'è fanno una vedere guerra perché in voglio, corso. li mettono davanti ai videogiochi perché non hanno tempo di accudirli, sti disgraziati. Ma allora No, metteli no, no, davanti a un infatti buon io sono film. d'accordo con te su questo Cioè, punto. metteteli davanti a un buon film almeno, no? Non abbiate paura che parlino di morte. Ah no, ma non parla, non dire a mio figlio, non parlargli di morte perché non è carino, non sa che cosa sia. Sì, solo che stiamo confondendo le due robe. Allora, in realtà ci sono dei videogiochi che, appunto, i bambini di 4 anni metti là, giocano, rompono i coglioni e hanno finito di fare i genitori. A posto. Però anche gli stessi videogiochi hanno subito tantissime critiche da parte delle mammine e pancine del cazzo perché è troppo violenti e troppe robe, come lo hanno subito i film. I film, secondo me, ancora in maniera peggiore perché, comunque, appunto, io Madonna, agli 8 anni, nel senso, Alex, io sono ancora. no, ma guarda il ramo Disney. Hai visto come negli anni si è molto edulcorato? Però, Madonna, aspetta, Madonna. non parlo dei film di animazione, perché i film di animazione, alcuni elementi tipo la morte, comunque lo fanno sempre vedere senza In qualche vergognarsi, modo anzi. sì, In modo qualche diverso modo però. lo fanno sempre vedere. Però, per esempio, prendi come ad esempio i live action. Quanto cazzo sono edulcorati i live action Disney rispetto ai Quali sono i classici live action delle Disney High School Musical? film? Lo so che hai problemi anche tu Ma con i live action, però per farti capire che la politically correct si è impadronita di sta cosa, eh. ah, no, abbiamo avuto un discorso su sta roba, su scorreggiare di Pumba. Ok, sì. Cioè, ma Ti capisci? ricordi? Capisci? Ma che problema c'è? Cioè, hanno tagliato tutto. La scena tra il bacio di Jafar e Jasmine. Ah, sì, come no. L'hanno tolta. Infatti, io ero un bambino di 7 anni, visto quella scena, io capivo tutto. Io non è che ero un Anch'io, coglione, io capivo tutto. E capivo soprattutto che quella roba non era giusta. ecco, io no, ma perché ho problemi io. Cioè, sì, non era giusta, però mi piaceva Jafar, quindi. Ma sì, dai. Ma che io Però no. vorrei essere malmenata. Va bene, dai, ognuno il suo. Non dico niente, dai, che sennò No, mi chiudono il però canale. comunque Però. sì, hai ragione, io ho capito il tuo discorso e hai perfettamente ragione e infatti io sono spaventatissima dalla politically correct che si sta pian pianino impadronendo un po' di tutto, sia del cinema che dell'animazione, poi dipende, se sei indipendente magari è anche diverso, ma se sei blockbuster, ripeto, per fortuna che ancora tipo Pixar e Disney con i loro classici sono un po' a sé, perché comunque... Ti ripeto, certi tipi di tematiche vengono lo stesso trattati, però se guardi, ti faccio un esempio stupido. Ti ricordi come venivano rappresentate le ragazze nei film d'animazione? Cioè, comunque, tipo lo scollo del seno lo vedevi di Jasmine, lo vedevi di Belle, lo Ma io ho vedevi soltanto le di... pippe fino a ieri. Questo non volevo saperlo, però in Vabbè. ogni caso c'era, capito? Vedevi le curve. Ma adesso, per esempio, prendi le protagoniste di oggi, hanno sempre meno curve e sono asessuate. Cioè, tipo anche Elsa, non, cioè, nel senso è tutt'uno. Non è che tipo, cioè, anche quando le fanno i vestiti, sembra che non abbia, se cioè il seno c'è, ma non c'è il capezzolo, tipo. Cioè, stanno disessualizzando, non so se mi segui, però No, parliamo di stanno... capezzoli di Elsa, sono molto felice di questa cosa. Ma per dire, secondo me... Ma porca troia, non è accentuato come se si vergognassero di far vedere un po' le figure delle ragazze, insomma, delle donne. E questa No, cosa vabbè, vale ma qua si cagano tante addosso, più che cose. altro. Si Ma cagano addosso sì. perché adesso sembra. È tutto un fraintendimento. È tutto un gran fraintendimento. Sembra che appunto sta roba delle politiche corrette è diventato una censura a sua volta. Per la figura femminile, ma in realtà no, nel senso, Sì. Oxina è una figa da paura, Madonna, sì. e ad esempio. Ma se tu guardi tutte le cose negli anni 80 si vedevano le scene di sesso praticamente integrali, i corpi si vedevano nudi sempre, non c'era questa vergogna, questo pudore di non far vedere certe cose. No, 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 ma il cinema erotico è completamente morto. No, Tutto ma ciò che è non erotico, parlo di tutto cinema ciò che è erotico, erotico. parlo dei film normali, Alex, parlo proprio dei Ma in film. Vabbè, tutto, ma nei film normali c'è sempre erotismo, deve esserci. per forza, Adesso quindi lo no, so. adesso sono diventati tutti sterili.
La maggior Anche le parte, per parole, carità. come dici tu, l'utilizzo delle parole, si tagliano certe cose, non lo so, la vedo come una cosa molto svilente, molto triste comunque, sì, assolutamente. Quindi per questo che ho preso anche tanti cattivi dei film vecchi, perché al giorno d'oggi è davvero molto difficile, almeno non so te, ma io di trovare dei cattivi che siano cattivi faccio sempre più fatica, Eh no, ti questi ripeto, personaggi. l'ultimo che ho trovato era Thanos. Sì. Ormai le case di produzione fanno a gara ad essere politically correct, ma non per una questione etica, ma solo economica. Sì, ma è per ipocrisia in realtà, Sì, perché per se ipocrisia. no, se loro rischiano troppo, la gente gli rompe i coglioni. C'è anche Esatto. che cos'era quello là con Anne Hathaway che ha le unghie lunghe, delle Ah, streghe. sì, Cioè, che polemica vabbè. era? Che Vabbè, polemica è? che qua adesso è. Perché Non hanno le potrà. unghie lunghe? Entriamo in un argomento troppo ampio, secondo me. È interessantissimo, ma faremo una puntata a parte. Sì, faremo una Ok? puntata a parte. Dai, Sì. va No, bene. Quindi torniamo. Ho fatto una cazzata. è giusto, giusto. Giusto. A Beetlejuice e lo mettiamo dove? Allora, io ti direi divertente, però se c'è qualcosa altro è intelligente, boh, neanche No, tanto. secondo me è più divertente, È dai. più divertente, sì, dai, lui è Hades, sì. Ok. Ma che bella questa grafica, continuerò a dirlo fino a che non finiamo. Dai, valorizza anche tutto. Sì, anche Vabbè. da sposare da Elisa potrebbe essere. Sì, effettivamente sì, ma io voglio tenermi degli altri se per te va Ah, bene. ok, ce l'hai buoni, qui l'hai il veto, ok, hai il diritto di veto. No, comunque, dato che ho parlato io, adesso facciamo questo, dai, giocherino. Il Joker di Nicholson. Ok, Sì, eh. Regno allora. anche lui, madò. Infatti, bellissimo, bellissimo. Che gnocco, infatti. Allora, ok, Sogno Joker. erotico comunque Nicholson tutta la vita. Peccato che se adesso si è invecchiato abbia l'Alzheimer, purello, perché sennò era veramente un Allora, io ho uomo. visto delle interviste magnifiche di Nicholson che dice che lui è stato a letto con almeno 3.000 Secondo donne. me c'è l'Alzheimer, Eh? ma per forza, cioè. Sì, ma è proprio, è dipendente, non riesce a smettere. E dice che le cose che l'hanno rovinato erano l'alcol e le donne. E non riesce a capire come fa. Peccato, lui si vergogna adesso che non riesce più a trombare. Proprio è tanto triste tutta roba, l'ha proprio presa di brutto. Ma Vabbè. comunque c'è un Vabbè, a qualcosa parte questo. in quel suo sguardo satanico che è No, pazzesco. vabbè, a parte che comunque Nicholson è il mio attore. No, Numero uno. infatti, quello non se lo Siamo dimentica mai. rubrica, secondo me. Esatto. mica Vada, scemo. far sposare Elisa, ma chi? Chi? Quello di Beetlejuice. Beetlejuice. No, ne tengo altri. Ma comunque. Allora, ok, Batman 1989. Che Tim figo è questo Burton Batman? sempre. Che È figo è? uno dei migliori, è uno dei migliori. Per me Detesto. supera di brutto anche quello di Nolan, a parte il 2, perché quello del 2 è molto bello. Faccio fatica a dirti la verità perché sono belli quelli di Nolan, però quelli di Tim Burton. Sì, ma allora io ti dico, come film, io penso che Il Cavaliere Oscuro sia una figata pazzesca, purtroppo anche di più quelli di Tim Burton. Credo che allora, sia Batman 1 che Batman Returns, quello con Danny DeVito che fa il pinguino, sono dei film fantastici, tenebrosi, scabrosi, sporchi, Scusami, cattivi. la Michelle Pfeiffer che fa Catwoman. Pfeiffer, Pfeiffer. Madonna, vabbè, che okay. Ecco, poteva mettere pazzesca, lei era la gnocca veramente iconica fantastica, nastro, porca iconica troia. nastro, che io non disdegnerei neanche sul mitico Batman Forever. Giorgio di... Bravo Marco. No, non dirlo. Sì, che si supera da un altro del 66 che sarebbe Adam West, l'unico Batman con la panza. Madonna, che grande. E vabbè, dopo guardiamo un video. Ma comunque di Joker ce Allora, ne sono tantissimi, eh. Tanti, c'è quello eh. di Romero, c'è quello di Ledger, c'è quello di Nicholson, c'è quello di Leto, c'è quello di Phoenix Poi c'è quello e animato, c'è quello naturalmente. di Luke Skywalker che stavo pensando di mettere, però vabbè. Che sarebbe Mark Hamill. Eh E poi c'è anche quello animato, naturalmente, il sì, Joker lui dell'animazione. E poi è Mark Hamill. anche l'ispirazione originale, che non so se lo sai, ma il Joker è stato preso da un racconto di Victor Hugo che si chiama L'uomo che sorride o che Sì, sorrideva, sì, 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 sì. che è anche molto bello il film.
un po' datato, però molto molto interessante. Dicono che hanno preso la sua, insomma, un po' espressione, che tra l'altro poi la sua storia è tragicissima, quindi Quale storia? Quale delle 5.000? Ah no, la no, storia, la di storia dell'uomo Ugo, ok. che sorride è molto triste, quindi hanno tenuto secondo me un po' sia a livello di carattere, anche visivo, del suo sorriso inquietantissimo, ma anche di questo background un po' così. A parte che il background del Joker mi piace perché cambia sempre. Impressionante. C'è quello, però poi c'è in miliardi di altre versioni. Sai cos'è il problema? Ecco, il mio problema fondamentale, infatti sono felicissima che l'hai scelto tu, è che con tutti questi Joker nel corso degli anni mi sono resa conto che ho cominciato un po' a ritenerlo un po' mainstream, ma questo anche per il personaggio di Harley Quinn, che mi piaceva tantissimo 10 anni fa, quando nessuno la conosceva. Cioè, mi Certo. piaceva nella serie animata, capito? Ma adesso con tutte le cose che sono uscite mi hanno proprio... Sei fatto tipo un po' odiare, anche se in realtà dentro lo amo, perché la figura E del tu Joker parli è soltanto dei film? iconica. Perché ci Io... sarebbero i videogiochi, i fumetti, vabbè, fumetti Sì, i ovviamente. fumetti, beh, scherziamo, madonna. Io ce l'ho il volume sul Joker, sai quello lì di... Dio mio, non mi viene il nome in questo momento. Sì, dai, il The Killing Joke. Sì. No, proprio quell'artbook lì, e, cioè, non ho niente da dire, è una figura secondo me che come cattivo è, no, No, iconica di più, di più. no, ma infatti, ma ti ripeto, allora io ho scelto specificatamente quello di Nicholson, lasciandomi da parte gli Di altri perché, Alan Moore, bravissimo, esatto, di esatto, Alan, di Alan Moore. bravo Marco. Allora, in realtà, quello di Phoenix è fighissimo, però non lo considero un Non è cattivo. Joker. Non è esattamente secondo me il Joker. Non è Per me. esattamente il Joker, anche se racchiude tanto spirito del Joker. Sì, però per me funziona benissimo come personaggio a sé, però vabbè, è un altro No, discorso. Parlami di dobbiamo fare una puntata solo sui Joker, vabbè. Allora, parliamo di Ledger. Allora, che alla fine è il motivo per cui ho scelto Nicholson. Nonostante l'interpretazione di Ledger sia meravigliosa, fantasticosa, è morto dopo, mi dispiace, robe storie. E interpretazione della vita. Lui nel film sostiene che vuole cambiare il mondo utilizzando il caos. Lui si ritiene un agente del caos, quindi vuole cambiare il mondo utilizzando la follia e la distruzione, la confusione, eccetera. Lui sostiene questo. Nicholson è questo. Non è che dice niente, lui lo fa, lui lo è. Sì. E questo lo vedi anche nella sua inversione tra umano e mostro. Se Ledger è un umano che si traveste da mostro, Nicholson è un mostro che si traveste da umano. Che è una cosa molto interessante, che sarebbe Molto. appunto lui in realtà la sua pelle è bianca, lui per farsi confondere fra la gente si trucca col fondotinta e diventa uomo. E però sotto è un mostro. Invece Ledger fa il contrario. Ledger è più sadico, Nicholson è più sbruffone, più simpatico e più clownesco. Pagliaccioso, clownesco, esatto. Pagliaccioso, ma chi meglio di un pagliaccio, chi meglio di un clown può creare il caos, voglio dire, No, hai ragione. d'altronde. E fondamentalmente, cosa volevo dire? Volevo dire una cosa importante, Vai. che è una cosa interessante in realtà, volevo dire, Dai, cosa interessante. Non sfuggire ad che... Alex. Su. Boh, vabbè, veramente, però comunque Nicholson sicuramente offre un'interpretazione fine dei suoi tempi, comunque era negli anni 80, quindi è sempre molto colorato, molto sfrizzante. Però, ah sì, che lui nel Batman 1, quindi quello prima di Tim Burton, riesce a essere ancora più importante, più rilevante nella storia, perché è colui che ammazza effettivamente i genitori di Bruce Wayne. È Cosa lui, è diceva? lui. E cosa... Aspetta la frase. Danzi Michael Demonio nel pallido plenilunio. Porca troia, cioè Cazzo. dai, ti fa venire pimpi duro, però voglio Se ce l'avessi dire, probabilmente sì. sì, beh, arriva questo qua, e quindi appunto diventa ancora più rilevante. È proprio lui, è il nemico numero uno. Sì, Batman diventa è Batman per proprio colpa sua. l'antagonista, cioè proprio le due nemesi, no? Cioè, sono proprio l'opposto della Esatto, medaglia, è una esatto. figa del... Cosa che Ledger
Lo è perché il loro rapporto tra Batman e Joker è sicuramente accentuato, ma forse anche troppo perché lo dicono, sempre lo dicono continuamente. Ledger io dice, tu sei la mia nemesi, se tu non ci sei io non ci sono, se io ci sono tu ci sei. Invece dico solo dimostra, capisci la Mette in pratica differenza? proprio, certo, sì, come fa La Joker differenza comunque. tra libro e libro e cinema. La cosa fondamentale, cioè la cosa che può essere interessante su questo personaggio è che l'hanno veramente spaziato in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi, secondo me, qui gioca veramente un mero gusto personale per quanto mi riguarda, e quindi Sì, ovvio, ovvio che è personale, non mi ognuno metto a essere vede giudice. Joker dove vuole. È quello il bello di questo personaggio che è stato fatto in tutte le salse, fondamentalmente, però Non ho io. capito, Marco, gli altri interpretano Jack e Joker? Che senso? No, non ho capito proprio la frase. No, neanch'io. Però adesso Vabbè. ci spiegherà, ci delucidera di questo. Sì, però appunto no, ovvio che è un gusto personale, però il mio, in base alle affermazioni che ho detto, è proprio, è quello di Nicholson, No, perché sono ritengo che sia. d'accordissimo, ed è una lotta dura perché quello di Ledger ai tempi mi ricordo che ero tipo non pazza, ero fuori di testa, No, ma anche io fuori. uguale. Io ho guardato quel film, non sto scherzando, almeno 15 volte. Cioè, Sì, proprio, mi piaceva tantissimo e tuttora è tipo uno dei migliori che riguardi proprio con tanta enfasi. Esatto, sì, no, no, è proprio così. E no, perché quindi anche nel la film lui si lotta è chiama Jack, per quello non difficile. No, capivo. è vero, si chiama Jack nel film, ha ragione. E quindi sì, è una dura lotta e sono molto triste per questo, però hai ragione, cioè, sono completamente d'accordo con te. Poi Nicholson ha fatto un'interpretazione pazza, è Ma quanti lui che punti ha un po' hai? di se Quanti stesso. cazzo punti hai? Come fai? Non posso fumare ancora. Oh, ehi! Ma resto qua. Non Vabbè, fuma più, non scusami. fuma più, mi spiace, completamente. Però qui è Lo difficile. mettiamo? Io lo metterei in cattivissimo. Aspetta, però non si vede. Ecco qua. Aspetta, adesso lo alzo un attimo. Lo metto un attimo a caso, poi dopo. Sarebbe Io lo da mettere metterei in in cattivissimo. cattivissimo Sì, sarebbe da mettere in perché cattivissimo. è l'emblema del cattivissimo, dai, diciamocelo, Sì, insomma. Poi dai, per ci sta forza. così bene lì sopra con quel viola, no? È vero, sì. Dai, io andrei un poco veloce Sì. perché ne abbiamo ancora qui un po', se sei Sì. d'accordo. Poche parole, iniziamo da lui, quindi Vai, cerco roba di essere più tua. sintetica possibile. Di Antonio. Antonio, il nostro Antonio, Anton. buon Antonio. Beh, allora, io sono un po' scema, ti dirò la verità, perché probabilmente, cioè, mi sono, non so, che è un. Allora, io penso che lo psicopatico più psicopatico tra tutti, che però non è neanche psicopatico perché è stralucido, è Hannibal Lecter. Non so perché non l'ho messo in Ok. questa classifica, sono drogata o vabbè, ce ne ho troppi, te l'ho Infatti non detto. capivo anche di aver convinto che lo mettessi Anthony Ma Hopkins. infatti probabilmente lo volevo mettere al posto di Anton, molto probabilmente, Ah, però ok. Anton mi è venuto in mente perché probabilmente l'ho guardato di recente e ho detto mettiamo anche lui. Anthony Hopkins, appunto. E devo dire la verità, sono molto triste perché per me effettivamente Hannibal Lecter è anche lui l'emblema del cattivo, porca puttana, perché non l'ho messo? Sono stupida, cazzo. Vabbè, lo metterò in quelli da sposare per Elisa, fine. Esatto. Senza neanche passare dal via. Ho scelto però Anton, che dai, comunque, diciamocelo, secondo me, nella cinematografia dei personaggi umani, perché qui stiamo parlando di un personaggio umano, umanissimo, cioè non ha poteri, non ha cose, quindi è umano, è uno psicopatico ed è un fottuto cattivo. Non ha sentimenti, è apatico, completamente privo di qualsiasi sentimento umano e l'interpretazione è qualcosa di eccezionale nel suo sguardo, nel suo modo di uccidere proprio. Cioè io le scene dove loro scappano e si rincorrono, no? Il protagonista è lui, che l'altro scappa coi soldi, no? Cioè le ho vissute con un'agitazione, perché poi lui lo segue, ma è perennemente pacato. Però nel suo sguardo lo vedi che è completamente fuori, cioè ti uccide anche solo con lo sguardo. E poi è anche lui uno di quelli filosofeggianti, cioè ogni volta che parla non capisci che cazzo sta a dire. Quando comunica con gli altri parla in questo modo molto suo, molto strano.
Da pazzo proprio, però secondo E poi me ricorda anche due facce per il gioco della moneta. è vero, c'è il gioco della moneta per far scegliere, non dico la propria morte, la propria sorte, ma più o meno ci siamo. E vabbè, Che io truccata. però è veramente figo, mi è piaciuto molto, anche se ti ripeto, mi spiace di aver messo Hannibal, però vabbè, dai, insomma, ci sta, lo cito Tanto almeno, sapevi che ecco. avrei messo Vader, potevi toglierti Vader mentre Hannibal. Sì, ma ho messo, probabilmente ho fatto una cazzata con John Malkovich per prenderti per il culo, invece dovevo fare, vabbè che magari potrei farlo adesso, dai, magari lo metto dentro perché, dai, non me la sento di Non si può lasciarlo. stare, cioè dai, senza Hannibal, No, dai, lo no, non metto si così, fa. però. Tutto Lo metto così. l'ammonzo. Non si può stare senza Hannibal Lecter. Non lo so, ragazzi, scusate, ma probabilmente stavo pensando ad altro, perché io ne ho mille di cattivi. Ma infatti è stato difficilissimo fare questa classifica anche per me. E quindi lui comunque fa parte comunque di questi cattivi. Eccolo qua, il nostro Hannibal Lecter. Non so se lo vedrete, però. Non so dove fa. Eccolo qui, va. Ecco, lui lo mettiamo nella classifica aggiuntiva, come, vabbè, insomma, Quindi direi da far sposare a Elisa. da far sposare Lisa, ma certo, ma so che Ma figo, certo, ma ma certo. certo. Quindi, Anton, dove lo mettiamo? Io lo metterei, non so, aspetta, fammi rivedere anche a me che... O letale, oh santo Dio, o letale o tipo malvagio, non so, letale, non lo so. Beh, che non si vede niente, vecchia. Ops, ecco. Un pochino di più, riesci? Eh So che sei un po' orbo. sì, perfetta. Lo metterei malvagio. Perché Anche malvagio? malvagio, perché lui è subdolo in realtà, perché Sì. lui ti fa pensare che la tua vita può essere appesa, può Non essere me ne scelta, ma in realtà no, frega perché niente. Tra tutti, cioè quello che proprio non mi frega niente. lui è un lavoro, è un sicario alla fine. Sì, un sicario, lui non ha sentimenti, non esprime nessun tipo di emozione nel suo viso, è proprio un serial killer. Puff, puff, puff. Con Di un'epoca calma. dei vecchi dei E Coen, la cosa che 2008, sì, è dei Coen. 2008 mi Sì, pare, secondo me sì. E 2009. devo dire la verità che mi piace questa cosa che poi non si fa, come tanti invece cattivi fanno, non si fa dominare dalla rabbia o da tantissime altre sensazioni tipicamente umane, chiariamoci. No, infatti per Lui è quello è umano, ma non proprio, sembra umano. non sembra umano, una macchina, cioè proprio pazzesco, pazzesco. È Quindi un sì. po' come l'agente Smith. Un po' come l'agente Smith, cazzo, anche lui, perché non l'ho Infatti, messo. ci stavo pensando. Oh, che malattia, cazzo. Vabbè, non ci devo pensare perché sennò sto male. Però Quindi è vero che è passiamo. l'unico personaggio finora che è umano. Ah no, c'è anche Billy Butcher, è vero. C'è anche Tommy? C'è anche Tom. No, no, di quelli che abbiamo messo adesso. Ascolta, facciamo uno tuo, dai, perché se no parlo sempre io. Facciamo Tommy, che io però non mi ricordo nulla, Siamo quindi Tommy, grande Tommy. mi dovrai un attimo rispolverare, perché ti giuro. Allora, che bravi ragazzi, Martin Scorsese, sempre che è uno dei miei registi preferiti, e vabbè, a parte l'ultimo film, 1992. Allora, praticamente cosa parla? C'è protagonista che è Ray Liotta, e Tommy è uno di quelli che noi abbiamo sempre riso tantissimo in casa quando ero a Bologna con Jacopo e Lollo, perché vabbè, perché non ci divertiamo a far finta di essere siciliani. E vabbè, era un periodo un po' così della nostra vita. Era il periodo di Era il periodo di Michael, quindi figurati, poi quell'altro era matto, filmetti americani de mafia, quindi mi ha fatto vedere tutti, mi ha fatto vedere. Però, e là ho visto quei bravi ragazzi. E mi sono innamorato, questo qui è Joe Pesci. Joe Pesci nel massimo del suo splendore, altro che quella merdina di The Irishman. Guardiamolo. Eccolo qua. Massimo, il massimo Joe Pesci, che fa in realtà il vice di Robert De Niro, o comunque uno dei fratelli più grandi, vabbè, comunque in realtà non c'è molto da dire, soltanto che è un mafioso, è cattivo, è violento, è bastardo, però c'è una scena in particolare che è spettacolare,
in cui loro sono seduti a un tavolo. Tu non l'hai visto questo film, giusto? Non lo ricordo. Ancora tanto tempo fa. Sì. Ok, sono seduti a un tavolo che fanno aperitivo, bevono un cocktail e lui racconta storie. E beh, proprio un ignorante siciliano del cazzo. No, aspetta, nel senso, è proprio un ignorantone, proprio Sud Italia, pesante, cioè non, proprio un cafone. E praticamente lui racconta che manda tutti a fanculo, che la gente è una merda, lui è amico di tutti, fa proprio le battute del cazzo di ignoranti. E Ray Liotta ride a queste battute. E a un certo punto gli fa: "Ah, Tommy, Tommy, sei proprio buffo". E da là parte il delirio, perché Tommy gli dice: "Buffo, io sono buffo". "Ma buffo come? Ti faccio ridere? Ridere come un pagliaccio? Sono qui per divertirti". Poi si incazza, si alza. "No, ma Tommy, stavo scherzando, no, si scherza, sei buffo, mi fa ridere". "E ma che mi trovi buffo? Io sono buffo". "Ma che cazzo è sto stronzo, mi faccio ridere, sono qui". Vabbè, proprio impazzisce male, e in quella scena là sono tutti in silenzio, sono tutti che lo guardano impietrificati, perché questo qua lo ammazza, questo qua ha finito di vivere. E infatti, se tu leggiti su YouTube, e scrivi Joe Pesci, è la prima voce che ti viene fuori. Joe Sì, Pesci, sei molto bravi credibile come ragazzi. mafioso, comunque, ti dicono. Sì, impressionante. Esatto. E quella scena là mi è rimasta nel cuore, perché ho detto: quanto cazzo può cambiare un personaggio da così a così in 2 secondi, due? E grazie a Joe Pesci, che vabbè, lui è essere il male interiore dentro. Però, e poi vabbè, era italo-americano, solita storia, in realtà per tutti i film di mafia. Però quella scena là che dura 1 minuto e mezzo, dopo secondo te la passo, ma fa svolare da ridere e fa svolare di Sai che secondo paura. me non è quello che ho visto io ho visto un'altra cosa che ha lo stesso, magari Mood. ha lo stesso mood, sì, temo di sì, perché non mi viene in mente, mi sarebbe rimasta impressa una scena così. No, ti faccio vedere quella scena dopo e Anche capisci questa tutto. me lo segno di recuperarmi assolutamente. Quindi tu Goodfellas. cosa diresti per lui? È Poi letale? lui è È pazzo. letale? Pazzo. Cioè, dovevi mettere la categoria pazzo, effettivamente. Pazzo furioso. Lui è no, Letale, nel senso che è letale che è sicuramente inquietante, inquietante. perché lui basta uno Funziona sguardo bene. e perdi la testa. Sì. Mi Benissimo. Mi fido trovi di te. buffo. Truffo come un pagliaccio. Mamma mia. Va bene, arriviamo qua. Oh, tutti e due, come mai tutti e due? Perché io non sono pragmatica come te, io non so scegliere. Giusto. Quindi ho dovuto metterli entrambi perché, come ti ho detto, ho già scelto Tim Curry per l'altro PG, però non potevo non mettere l'interpretazione di Tim Curry come It, come Pennywise. Come si fa a non metterla? Cazzo, ragazzi, stiamo parlando anche qui di dei cattivi più iconici degli anni 80, che poi è Tim stato Curry, che poi interpretò anche, vabbè, naturalmente il dottor vabbè, di Transilvania, del Rocky Horror Picture Show, e l'abbiamo nominato anche prima, Long John Silver nell'Isola del Tesoro, versione dei Muppet. Vorrei ma guarda ricordare, che lui ha doppiato un doppiato da sacco di Pannofino. film d'animazione anche un po' sconosciuti No, e poi lui era proprio un attore, era proprio un attore in mezzo ai Muppet. questo mi mancava, fantastico. Fantastico. Vabbè che lui è un matto anche lui, secondo me, fuori di testa. Incredibile. E non potevo non scegliere un cattivo dell'universo di Stephen King. Partiamo da questo presupposto, che ho scelto loro due perché in fin dei conti portano il mondo di Stephen King e lo portano fondendosi in qualcosa di positivo, perché allora, cioè, l'It degli anni Ottanta, ragazzi, non è un film, è una miniserie. Quindi non partiva col presupposto di essere un film, nonostante è intoccabile, è bellissima, è fatta da Dio per quel tempo lì, però non è fedelissima al libro, diciamocelo. Ok. Il primo, invece, It di, come cazzo si chiama? Muschietti? Di Muschietti. Muschietti Andrea Muschietti.
è, diciamo, un pochino più moderno, ci sono tante carenze, ma il primo, non sto parlando del secondo, sto parlando della prima parte del primo Hit di Muschietti. La seconda parte è penosa. No, non ne parliamo neanche, infatti, però la prima parte è molto, molto ben fatta e super fedele al libro. E quindi ho messo entrambi i personaggi... Quando loro sono bambini, insomma. Quando loro sono bambini, cioè, le scene sono quelle, l'atmosfera è quella... E secondo me un po', ecco, anche le interpretazioni dei due attori fanno il vero Hit, perché il vero Hit, anche descritto nel libro, è un pagliaccio come l'Hit degli anni Ottanta, con quel mood lì. Però l'inquietantezza del secondo, anche con questi occhi che vanno dove cazzo vogliono, che è tipico dell'attore, è tipico di Skarsgård, che ha questa... Sì, è pazzo. Cioè, è una cosa che... Lui è guardarlo che... anche su La strada del male, che lui fa un personaggio interessante. Catroia, ma secondo me lui è molto bravo, è un giovane ma molto talentuoso. E secondo me, se poi li metti a paragone loro due da struccati, si somigliano molto, eh? Hanno una fisionomia molto simile, Tim Curry e Skarsgård, se li vedi da struccati. Sì. Sono molto simili, quindi secondo me hanno fatto bene a scegliere lui. E vabbè, che vi devo dire, è un cattivo iconicissimo, anche qua si parla proprio di malvagità pura, tanto che non è un pagliaccio assassino, ragazzi, è un fottutissimo alieno dello spazio che ha invaso la Terra per mangiare bambini. Cioè, dimmi tu, un comunista, in pratica... E io l'ho amato sia nelle pellicole sia nel libro, c'è un cattivo affascinantissimo secondo me, mi piace il background, mi piace come perché lui alla fine cos'è che divora? Lui praticamente divora le paure dei bambini. C'è capito? Lui i bambini sopravvive più soltanto quando loro hanno paura. Loro quando hanno paura, cioè se loro smettono di aver paura, lui perde la sua forza, perde la sua credibilità, insomma, e quindi qualcosa che secondo me è oltre, e quindi non ho potuto non metterlo, infatti io lo metterei. Ti dico, il film nuovo di Muschietti mi è piaciuto molto perché... Per me rispecchia molto questa cosa, infatti il film, proprio il film, fa di tutto per farti paura, esatto. In qualsiasi modo, tant'è che dopo un po' diventa anche trash, nel senso dopo un po' fa anche ridere, sì, però ci prova nel primo. Sempre. Sì, ma è ogni scena, cioè non puoi mai essere tranquillo perché vuoi sempre cagarti addosso, Marco morirebbe con questo film, però... Sì. È molto figo e poi intrattenente nella vita e mezza. Vi dirò la verità, ho dovuto scegliere anche un personaggio cattivo dell'universo horror, perché ne ho scelti pochi, anche se in realtà ce ne sarebbero tantissimi come Freddy Krueger, cioè. Infatti è vero, infatti non ci ho anche pensato agli horror, tipo Jason. Ma tra tutti Space. Secondo me degli horror i più iconici sono Pennywise e Freddy Krueger. E anche Chucky, un po'. La bambola assassina del merda, bastarda. E... Io sono una cubetta, se mi fai boomy cagatos. Carino. No, vabbè, te lo farò vedere. Se guardiamo Natale là su Marte, ti faccio vedere. Quindi, sarei d'accordo con te che mettiamo sull'inquietante anche lui, dai. Cioè, caspita, inquietante. Vabbè, ma io direi proprio anche letale, perché comunque ammazza. Però, infatti, non abbiamo messo nessuno su letale. Inquietante, no. Proprio un po', cioè... Sì, accetti, perfetto, accetti. Ok. E... Guarda, Hit, bravi. Non cattivissimissimo. Non lo perché so. Perché non ha il minimo di bontà, è proprio un pezzo di merda totale, Ma peccato, secondo me non ha proprio sentimenti, ti ripeto, è una creatura aliena, figurati, che cazzo vuoi che ne sappia di più. Sì, è proprio un ectoplasma, cioè nel senso, no, è proprio un'altra roba. Poi lo mettiamo anche in cattivissimo, cioè per me va bene. Secondo me sì, perché inquietante no, non è che ti inquieta, è proprio ti ammazza. Quindi... ti inquieta sì, cazzo, scherzi, a tanti è inquietato, tanti no, sono no, secondo ancora... me non è che inquieta, proprio ti distrugge l'anima, quindi un pochino di più secondo me è inquietante. Comunque bellissimo, ci sta. Bene, andiamo avanti, facciamo uno tuo perché qua ne ho tre miei, ma è giusto che facciamo un po' così. Oh sì, questo mi piace, sì, fantastico, hai fatto bene a scegliere. Bateman. Allora, anche qua un umano. Molto... Sì, anche questo sì, più o meno umano. Allora... Più o meno, vabbè, insomma, non ha potere. Allora, 2004, Christian Bale,
L'interpretazione è una delle più belle, ma che sempre fa sempre belle interpretazioni. Comunque. Madonna, uno dei film più belli e strani che io abbia mai visto suo si chiama Equilibrium, può essere. Può A me essere. mi ha mandato in tilt quel film. Mi è piaciuto tantissimo. No, Marco, non è un taglialegna. Lui è un broker di New York. È tipo Michael Douglas in, Il appunto, Wall biglietto Street. da visita, me lo ricordo Esatto, ancora. volevo citarla appunto questa roba. Ed è proprio un film sulle ossessioni umane. E su quanto la compulsività e l'ossessività di un individuo può farlo diventare un mostro. A un certo punto c'è questa scena in cui lui si confronta con tutti gli altri broker, con tutti gli altri mostri, sì, insomma, perché anche loro sono dei mostri comunque, quindi inferimento politico di Wall Street, e fanno vedere i biglietti da visita, tipo così, e lui va via matto perché pensa al colore, e io ho visto tutti i biglietti, beh, per me sono tutti uguali, e invece no, lui dice, ah, oh, porca, questo qua è veramente bianco. E come fa a essere così bianco questo biglietto? Perché io ho il bianco crema, lui c'è il bianco, cazzo ne so, d'avorio, poi c'è il bianco tavolo, e no, come fa a essere così bianco? Come fa a essere bianco? E lui ci muore dentro per questa cosa. Lui va via col cervello, e va via col cervello sempre per i piccoli dettagli, che sono robe che nella sua compostezza, nella sua eleganza, nella sua ricchezza, dovuta alle sofferenze degli altri, poi. Perché comunque Wall Street è Wall Street, e lo fa sclerare ancora di più fino a che non soffrirà anche lui, e diventa sto mostro qua che poi sono delle scene, poche volte ho visto così tanto sangue comunque, cioè tanto Era di quel più recuperati un sangue. po', però è più sangue proprio realistico, tra virgolette. Sì, esatto, cioè effetti visivi così accentuati poche volte, nel senso tutta quella marea di liquido fa paura. Sì, anche perché non è considerato horror, è No, 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 no. Però fa cioè. conto che è un po' la storia di Coso, è un po' Jack Torrance che è il grande assente di questa classifica. Non più In lui. realtà, Aspetta un attimo, lo prendo, il arrivo grande subito. assente, che sarebbe Jack Scusatemi. Nicholson in Shining. Allora qua, che bello. È bellissimo, amore! Ciao, amore mio! Che bello che è! È grande assente, però comunque sì, è la stessa roba. Ok, Jack Nicholson diventa matto per i fantasmi, lui diventa matto perché è pazzo, però comunque Jack Nicholson scrive continuamente mattino all'ora in bocca, lui guarda i biglietti da visita e sclera per quello. Cioè, nel senso, Sì. sono le manie dell'uomo. Cavolo, è vero Jack Torrance, È il però grande assente. sì, vabbè, com'è Hannibal, cioè un Sì, esatto. po' abbiamo tralasciato un po' gli Eh umani, diciamo, tra virgolette. sì, perché poi siamo sempre bambini, quindi ci guardiamo un po' di cartoni, quindi andiamo un po' in infanzia. Ma sì, è giusto, ma dovevo È dare più. Va giusto. bene, dove lo metteresti? Quindi io la metterei su mattino mi Malvagio visita in bocca. o letale o Sì, malvagio. dai, mettiamolo su malvagio, mettiamolo su malvagio perché su Così. malato anche in realtà, forse incompreso, sai, perché è difficile entrare nella sua testa. Proprio non è che è No, incompreso po poverino, è proprio incompreso nel senso che non posso capirlo io. secondo me è malvagio. Più ma verso la malvagità, comunque. Va bene, Malvagità umana. d'accordo. Malvagità umana proprio. Ci sta. Va Va bene, siamo sul malvagio. bene, allora passiamo a. Ah, eccolo qua, il nostro Jafi. Ah, Jafar. Sì, come dicevo prima, non ho potuto non scegliere i miei due cattivi preferiti Disney, perché diciamo che sono iconici e Jafar, vabbè, è un fottutissimo visir. Cazzo, ha degli obiettivi buoni, cioè alla fine vuole prendersi
tutta Agrabah, mi sembra così poco Non è male, poi Agrabah è una figata di è città, una vivi. figata di città, cioè ambizioso, anche subdolo, è anche un po', c'ha questo Pedofilino. no dai, pedofilino no, ma secondo me non Come? è vecchio, io non gli do, non è vecchissimo secondo No, ma me. Jasmine è molto giovane, quello sì. Una quarantina, dai, tanti dicono cinquantina, ma secondo me dai una quarantina, perché lì hanno anche, secondo me invecchiano anche prima, sembrano più vecchiotti. Jasmine dovrebbe avere 14 anni per dirti. Perfetto, quindi ci siamo. Quindi a Quindi. 41, invertili e sono a posto. Qual è il Beh, problema? comunque, in ogni caso, è un personaggio caratterizzato benissimo e anche il suo aiutante, Iago, secondo me, formano una Vabbè, coppia Iago è tra fenomenale. veramente molto carina anche loro. Poi Jafar mi piace perché appunto è cattivo, è subdolo, è viscido, però allo stesso tempo anche elegante, però è molto fascinoso comunque, insomma, come personaggio, inganna tutti, no? Col suo scettro. Vabbè, c'è un carisma eccezionale. È molto carismatico, quindi, cioè, sti cazzi. Poi anche i poteri, cioè, quando poi ecco, la cosa che mi piace è che lui, quando ha la lampada, non si fa scrupolo proprio un cazzo. Lui vuole quello e fa quello, non è che ci mette una vita a pensarci. Pom, 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 capito? No, no, infatti lui si inventa anche proprio sul momento, perché all'inizio dice voglio essere un potente stregone, poi no, all'inizio dice voglio essere... Vuole essere il sultano. Poi il potente stregone e poi Voglio il essere il genio. sultano e poi il stregone e poi il genio. Quindi sicuramente era partito col controllo di Agrabah, ha detto voglio essere il sultano. Però sai cosa? Tu mi stai sul cazzo, Aladdin, quindi voglio essere un potente stregone, quindi ti ammazzo la vita. Che però in realtà lui è già uno stregonino. Sì, E sa fare qualche trucchetto. filtri, sì, c'ha questo C'ha i scettro filtri di comunque. Instagram anche lui, bel fumogeno. Ma lui è bello così, cioè, ha già anti-age, c'ha tutto, non ha le rughe, non ha Esatto. tanto. E poi dice, sai cosa, il genio è l'essere più potente del mondo, io voglio essere meglio di lui, infatti fammi diventare un potente genio. E diventa più forte del genio stesso, quindi, però ovviamente deve seguire le regole della lampada. Diciamo che gli darei anche dell'intelligente se non fosse appunto per la sua inciampata finale, Beh, che non è. però è un Però è Machiavelli intelligente, comunque. però è molto cioè, gioca molto sull'astuzia, sulla furbizia, questo di sicuro. Infatti, non so se metterlo su intelligente o su fascinoso, ti dirò. Ma ti dirò, anche nel 2 non è male, Divertente? eh. No, 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 dico, anche nel 2 Jafar Ah! fa una bella figura. Sì, ma secondo me, guarda, come personaggio ci sta bene sempre. Io lo metterei un affascinante, un intelligente, che dici? Io metterei intelligente visto che è Vai, vuoto. giusto, mettiamo Jafar sull'intelligente, così Sì, andiamo un sì, sì, po' sì, sì. spediti e andiamo a un altro cartoon che è il tuo, Zurg, che io Allora, io pensavo... ho riso 3 giorni quando ho Va visto nella tua bene, classifica Zurg. per forza, Zurg. Perché stavo pensando, dovrei fare un cattivo unico per i film Disney. E ho detto, ci vorrebbe Scar. Però c'è anche Zurg. Cosa faccio con Zurg? Zurg è una cattiva a parte. Zurg è una roba a parte, non può neanche essere considerato Disney, infatti non lo è. E Pixar. Però comunque, allora. Cattivo di Toy Story, nemico giurato di Buzz Lightyear, e che secondo me fa una cosa geniale. Poi vabbè, non è che faccia chissà che roba, fa tanto paura, ma neanche, dai, fa simpatia. Però in realtà la cosa bella, secondo me, Pratica un omaggio a Darth Vener, no? Da un po'. non è è una parodia, è una Sì, è gran una parodia. parodia, ma tutta questa storia là è una parodia, No, è infatti. tutto un film parodistico, sì. Ma infatti, quello là è la cosa geniale, perché lui appena nel secondo Toy Story, lui dice sono tuo padre, lui dice no, e poi vanno in giro a giocare a baseball e dice oh no, ho mostrato Aspetta, aspetta, cosa mi diceva? Lanciala, papà, lanciala, lanciala, e lancia il papà. padre. Esatto. E appunto lui come arma lo sparapalline, vabbè, fantastico. E niente, la testa sì, vabbè, ok, è per il meme, non è per nient'altro, però è un gran meme vivente, è uno dei cattivi più belli che mi ha accompagnato per la vita ed è il cattivo di due film in realtà, se vuoi, perché anche nel primo c'è tanto Zurg che viene nominato, poi lo trovi veramente e dici vabbè, Ma esiste, che poi, vabbè. cioè, esiste lo Zurg dei videogiochi, no? E dei Sì, film, insomma, fantastici, della serie fantastici. animata, e poi esiste lo Zurg, gli Zurg giocattolo. Perché chiariamo, c'è sempre diverso, no? La questione. Certo.
Lei è un universo tutto particolare, però vabbè. Non lo mettiamo Durga, però, perché... Durga, io direi, perché lo spara palline, e direi che è forte. È proprio... lui è proprio un potere immenso, per forza. Vabbè, tutta una parodia, mettiamola che lui prepara via, ci sta. Bellissimo. Ah, Zurg. Oddio, sto ridendo male. Va bene, ok. Adesso, vabbè, andiamo. Dai, facciamo di Bowie. Facciamo Jared. Che così mi insegni un po', perché questo film non l'ho visto. Allora, intanto, aspetta, facciamo così, perché dato che sono una persona molto democratica, lo metto già in classifica. No, vabbè. Comunque, scusate, David Bowie non è male. Beh, no, vabbè, a parte che David Bowie ha fatto tantissimi cameo, insomma, proprio anche protagonista nei film, quindi, cioè, tanto di cappello, ma in questo è, diciamo, penso il suo film che lo ha reso più iconico in assoluto. Stiamo parlando di Labyrinth, vabbè, un film stupendo, ragazzi, anche perché è uno, secondo me, dei primi che appunto racconta insieme alla storia infinita, ma la storia infinita secondo me lo fa peggio, e il mondo un po', come dicevo prima, un po' fiabesco, un po', non, cioè, non sì, è un fantasy, però proprio il termine fiabesco mi sento di utilizzarlo di più, perché si parla proprio della classica fiaba. No, quindi di questa ragazza che finisce in questo labirinto, che beh, insomma, e finisce in questo labirinto per cercare suo fratello che vende al re dei goblin, cioè lei praticamente sto fratello gli stava sul cazzo, perché piccolino faceva un sacco di casino a casa, quindi lo dà in dono al re dei goblin, e il re dei goblin se lo prende, solo che lei non sapeva. Lei non sapeva che il re dei goblin esistesse e che fosse anche così figo, vorrei dire. E quindi fondamentalmente lei dice: ma no, aspetta, non sapevo esistessi, vengo a recuperarmelo perché sono steroina di sto cazzo, e quindi devo venire a recuperare mio fratello. E dice: no, devi fare il labirinto se vuoi riprendertelo, bambina mia. Lo devi guadagnare. E quindi c'è tutto sto viaggio di lei, di Sara, che fa il viaggio nel labirinto per riuscire ad arrivare alla cittadella centrale dove vive lui e dove tiene anche suo fratello. Il film è pieno di canzoni di David Bowie, bellissime, stupende, bellissimi testi, bellissima musica. E la trama, magari te l'ho detto, è anche magari molto semplice, ma la scenografia è qualcosa di divino. I personaggi sono qualcosa di divino, sono tutti caratterizzati benissimo, i costumi di una volta, con i pupazzetti, c'erano tutti i goblin fatti come i Muppet, tipo, no? Più o meno le tecniche erano quelle, no? E quindi è molto bello, cioè, nel senso, e poi appunto parla di una cosa di cui non si parla più al giorno d'oggi, anche i temi dei cavalieri, i temi fiabeschi, sono cose che hanno un po' dimenticato, e questo mi spiace, perché invece nelle fiabe si trova tantissimo materiale, tantissime storie bellissime, e mi dispiace che l'hanno lasciato un po' stare per sostituirlo a questo fantasy, che non è la stessa cosa, è un po' diverso. Non so come dirti in che cosa cambia, forse è diventato più epico, sono diventati più epici, invece quelli erano magari un po' più semplici, però, cazzo, avevano degli elementi molto importanti. Quindi lui... diciamo che perdono un po' l'elemento fanciullesco, non so come spiegarti. Sì, perdono un po' quello, ma poi perdono anche un po'... non saprei dirti, mi vengono in mente un sacco di film che negli anni 80 andavano proprio tanto, come la storia fantastica, anche la storia infinita, cioè ce n'erano tantissimi, e questo mi spiace molto, perché erano veramente belli, e lui in particolare è un cazzo, è il re dei goblin, ragazzi, cioè il re dei goblin, cioè un cazzo devo fare che canta dalla mattina alla sera, che fa le magie, affascinantissimo, cioè, signori miei, io la vendo l'anima a Jared, se me la prende, cioè, per me non è un problema, quindi lo metterei proprio qua, se tu sei d'accordo. Sì, mi va benissimo, infatti, guarda, me lo devo guardare Labyrinth, perché è una mia grande assenza. Sì, è molto, no, ma guarda, poi devi vederlo un po' con gli occhi di una volta, perché se lo vedi adesso, ovvio che un po' dici, però, secondo me, tanti elementi possono piacere. No, vabbè, ma ovviamente, si prende un attimo con il giusto spirito, comunque, con lo spirito di voglia di avventura, di cazzeggiare, di far casino, insomma, quello là è. Vai, tocca a te! Ah, il vecchio Landa. Allora, sì. Sì, appunto, come ti dicevo anche prima, io volevo scegliere un cattivo di Tarantino assolutamente, perché lui è una delle cose migliori che fa, è fare i cattivi. Sto pensando appunto a Mr. Blonde, sto pensando a Bill, sto pensando al fratello di Bill, sto pensando a... Come Bill...
DiCaprio in Django. Sto pensando a un sacco di personaggi. Hans Landa, in realtà, a me ha colpito molto perché, vabbè, oltre al fatto che è interpretato divinamente, divinamente, da Christoph Waltz, un attorone incredibile che si è scoperto proprio con Tarantino, purtroppo, e non prima. Poi ha lavorato anche con Polanski, ha fatto un sacco di filmoni, ha fatto 007. Lui è austriaco? Sì, credo che sia di origine tedesca. Mi Cioè, sembrava. calmo anche quando sta per trucidare una famiglia intera. Infatti, quella là è una scena epica, cioè, ti inizia così il film. Quando parla, e sai perfettamente che andrà a finire in quel modo lì, lo sai, ma non puoi temere. Però. No, ma poi, ecco qua è umano, però secondo me è un po'. Cioè, allora. Rispetto magari agli altri, secondo me qua è un po' macchiettistico, perché è comunque di Tarantino e tutti quelli di Tarantino sono un po' macchietta, È un forse non è po' la parola giusta, fumettoso, è un un po' po' fumettoso. fumettoso, quindi cioè, magari un personaggio così nella vita vera non esiste, metti, no? Però cazzo è inquietantissimo, è la parola giusta, cioè No, sai proprio. cosa? Questo qua mi ha fatto riflettere, però vabbè, non voglio parlare di roba troppo alta, però mi sembrava tanto quel libro che era basato sui racconti di un ufficiale tedesco che si chiamava, sì, che veniva definito. Che poi è diventato anche che poi era un processo in realtà, quest'uomo, che era la banalità del male. Praticamente, lui, questo ufficiale tedesco, è stato quello che ha progettato i campi di concentramento. Ok? E lui, nei testi e anche nelle testimonianze, parla un po' basso perché l'altro dorme, però praticamente ha tutto questo modo di descrivere le cose che è proprio matematico, è proprio calcolatore e non pensa minimamente all'empatia che ha avuto, che ha dovuto uccidere 6 milioni di persone, contando soltanto gli ebrei. E Landa fa la stessa roba, nel senso che lui, il suo scopo è ammazzare sti ebrei. Sì, bravo, bravo. No, 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 è un altro, Marco, è un altro. Non mi ricordo che fosse questo ufficiale, non mi ricordo il nome, però non è lui. Forse sì, boh, non mi ricordo, però comunque, appunto, perché lui era molto bravo, era veramente un professionista nel suo lavoro e lui è il migliore a fare il suo lavoro. Hans Landa è il migliore a uccidere famiglie e a scovare i ratti, che sono molto simili agli scoiattoli, però non sono scoiattoli. Però. Facendo così si dimentica di tutta l'umanità e di tutta l'empatia, tutto, insomma, la morale, l'etica che deve risiedere in un essere umano. Quindi diventa una macchina inumana. Però cosa gli vuoi dire? Che non è bravo? Che è un incompetente? No, se tu fossi nel terzo cazzo di Reich, sarebbe il tuo uomo ideale. E non so neanche se ci creda in realtà negli ideali suoi del Terzo Reich, sembra soltanto che faccia il suo dovere. Non mi sembra che gliene freghi proprio tanto, in realtà, che ci goda nel fare quello. Però è un mostro, perché è in tutti i Soprattutto sensi un mostro. perché il modo di torturare che ha lui con questi dialoghi prima di appunto saltare addosso alla vittima, cioè questi dialoghi immensi, infiniti, che è come un rincorrersi tra gatto e topo anche se stanno fermi a guardarsi negli occhi, no? Sì, ma perché tanto la trappola è Infinissimi. già La scattata, trappola non è ti già rientra. scattata e stai già lì. E Tu sei già, lui mentre lui entra, tu sei già finito. metti anche quando vede la tipa, no? Quella che da bambina era scappata, tu Pure dentro di qua, te dici Shoshanna. come cazzo, sì, co dici come cazzo fa a riconoscerla? Eppure nel suo sguardo capisci che l'ha già riconosciuta e lo sai già che andrà a finire così, eh. Ah, molto Anche fico. nella scena della ragazza al cinema, Vabbè, quella assolutamente. era inevitabile, sì, cioè quella ho appena visto che sono entrati nella stanza e ho detto finita. Finita, è finita. Quindi sì, c'è un bellissimo cattivo, secondo me hai fatto bene a sceglierlo e questa è Bellissimo malvagità film. pura. Sì, Questa è malvagità pura, secondo me, no? e poi anche Brad Pitt è bravo in quel film. Allora, cos'è scritto? Malvagità o Sì. cattivissimo, però Ma anche malvagità. intelligente, Bella. però che forse è ancora più aspettato. Però no, mi chiamo malvagio, mi chiamo No, malvagio. Sì. malvagio, malvagità pura.
Totale, il cuore nero. Vabbè, io sì, questo qui lo cancello se vuoi, ci ho messo John Malkovich, ma non so dove metterlo. Andiamo su Tim Curry piuttosto, anche qui. Malkovich. Ho messo praticamente È un altro torone, ti piace un botto lui, eh? No, lui mi piace tantissimo. Tim Curry ha fatto appunto questi due personaggi che per me sono fondamentali. In questo caso si tratta di Legend, che è appunto sempre un film sulla scia fiabesco degli anni Ottanta, forse uno dei primi, tra l'altro. E se non vorrei dire una cazzata, dovrebbe essere non di Ridley Scott, ma forse anche suo. Vado a vedere che. Aspetta, Legend, regia, perché non vorrei dire una cazzata. Vediamo Sì, un po'. no, ma ti esce fuori quello del 2000. È di Ridley Scott. È di Ridley Scott, Sì, 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 ok. sì, sì. È di Ridley Scott e secondo me è uno dei suoi primi tentativi anche di provare che cosa voleva andare a fare, perché provare, cioè, hai presente Ridley Scott, no? Sai com'è? Ecco, è iniziato con uno di questi film che dici, cosa c'entra Ridley Scott con questo film? Ma in realtà ci sono dentro tanti elementi, per esempio gli elementi legati a questo personaggio qui che è cattivissimo, è praticamente Satana, cioè praticamente Eh sì. l'emblema del Sì, male, è l'emblema del male in questo film fiabesco di questa principessa tutta bianca che è innamorata di questo Tom Cruise che avrà tipo 20 anni, giovanissimo, quindi non lo riconosci manco. E non si capisce che cazzo di problemi c'hanno questi due protagonisti perché tipo lui le fa vedere una cosa proibita che sono gli unicorni, no? Solo che lui le dice: beh, guardali, e lei va a toccarli, giustamente. Toccandoli fa, insomma, fa andare tutto in mona, fondamentalmente. Quindi succede che tutto un casino diventa inverno d'improvviso. Poi questo cattivo, questo tenebra, questo Lord Darkness si chiamerebbe in inglese, vuole tra l'altro impadronirsi di questi corni di unicorni, manda i suoi scagnozzi a prendere questi corni di unicorni. Poi dopo vede lei, si innamora follemente di lei. Cose carine, cioè proprio No, è bellissime. infatti tutta roba molto pucciosa. Solo che appunto lei non ne vuole sapere, solo che poi, vabbè, insomma, lui la rapisce, allora il protagonista Tom Cruise va a salvarla, e insomma, è classica fiabesca, Vabbè, però no? diciamo che comunque lui ha la forza nell'estetica, mi sembra, perché Minchia, no, veramente. ma tutto il film ha la forza sull'estetica, perché le fate sono fatte benissimo, anche sti, tipo sto fa satiro, sti fauni, tutto quello stile lì di quegli anni lì, secondo me, è tutto puntato sui costumi, sulle scenografie, su appunto l'estetica del film. E anche, c'è anche una specie di, oddio, di tipo signora della palude che fa schifo, ma da sta vecchiarda che esce fuori tipo ignuda, tutta piena di melma, inquietantissima, tipo ti giuro, quella me la sognavo di notte, quella me la No, no, ricordo. io ci credo, ci credo. E quindi giocava molto su questo aspetto, poi era molto cupo, molto dark, e poi lui, cazzo, c'è cioè, la sua scena, io ti consiglio di vedere solo la scena dove compare lui perché, cioè, Rock and roll là. no, pazzesco, cioè, con questi zoccoli di capra, enorme, con queste corna, tutto rosso, mezzo col petto fuori, cioè proprio wow. E quindi, no, il classico Infatti mi emblema. ricorda tanto Satana che quando lo fecero i Tenacious D, è il Ah, destino del sì. rock. Mi ricorda molto quel Madonna. Satana là. Sì, Vabbè. è il mio ideale proprio di Satana, me lo immagino esattamente così io, Satana, cioè, Quei come Tim corni Curry. grossi, Sì, come Tim Curry. come Tim Curry, esatto. E vabbè, lui è un posto speciale nel mio cuoricino, anche lui, però è l'emblema un po' della malvagità, della cattiveria, tipica da fiaba, ecco, sì, proprio cattivo, Proprio cattivo. l'antagonista che sa il cazzo suo. Sì, assolutamente. Proprio il tipico antagonista, come un po' gamba di legno, che non si sa per quale motivo, ma cioè, è un figo pazzesco, ma poi si innamora di Minnie e va tutto a puttane, come tutti i cattivi che poi si innamorano di un'eroina e va tutto a puttane. Cioè, perdono perché per colpa della fregna, insomma, fondamentalmente. Quindi. Purtroppo è il problema di tutti i cattivi. Purtroppo. E quindi sì, lo metterei, non lo so, adesso vediamo, Della dai. topa. Nella topa. Lo mettiamo. Oddio. Dove vuoi metterlo? Mettiamolo in. È che non vedo un cazzo. Scusami. Scusa, scusa. Scus, scus, scus.
Boh, ma anche. so se metterlo tipo tra... È molto affascinante comunque come personaggio, cioè proprio anche con i suoi doni, perché sì, dai, lo metterei in affascinante, perché è Va cattivo, bene. punta sul fascino per Beh, ottenere d'altronde il diavolo è affascinante per forza, quindi. molto, molto. Come serpente. Benissimo, dove... Aspetta, mi sono persa, andiamo a uno tuo, Kevin Spacey, No, di facciamo Kevin. È la lotta tra Kevin Spacey e John Mulaney. Malkovich. No, vabbè, allora. Vabbè, Kevin è Kevin, raga. Boh, non mi ricordo, mi sembra che tutti i ruoli che ha fatto faceva il cattivo. Nel senso. A me piaceva Sai. molto in American Beauty, si chiama così. American Beauty, ma poi c'è Seven, poi c'è quella. Allora, Seven era quello là che si chiamava. Ah, beh, i soliti sospetti. Letto il commento? In realtà la vera criptonite, eh sì, sono d'accordo con te, d'accordo con te. E poi si è dimostrato anche super cattivo nella vita vera, cioè più di così. Proprio anche là mi sono scassato. Ti volevo fare un premio apposta per Kevin Spacey. Però, boh, nel senso, a parte che è uno dei più grandi monologhisti del mondo, io l'ho messo proprio in generale, Kevin Spacey sa fare dei monologhi spettacolari. Adesso però tu mi spiegherai perché non ti piace. No, dai, nel senso, ma no, ma è proprio un'opinione mia personale che non in tutti i Vabbè. film mi piace, ma in alcuni sì, e quindi mi piace. Però generalmente non è tra i miei attori preferiti, ecco, ma non è che Sì, non è... vabbè, ci sta, ok, ma anche in House of Cards fa il pezzo di merda. È tutta la sua Bravo a far quello, pancia. lui, eh. Bravo a Invece far no. quello. Ecco, possiamo fare i paragoni tra appunto Kevin Spacey e John Malkovich, perché John Malkovich invece, secondo me, nei film è solito fare i personaggi un po' stronzetti, però comunque tendenti ad Sì, avere un certo fa fascino. viscidi. Sì, un po' viscidi, mi viene in mente anche nelle relazioni pericolose. Là, che filmone, ma guarda, Madonna santa, quanto Che ci roba. ho, quanto mi sono rotto i coglioni. Vabbè. Però mi è piaciuto tantissimo, cioè... No, no, non col film, vabbè, dopo te lo spiego. Con scuola, cos'è? Cioè, Garrone? Madonna Garrone santa. Style? Madonna santa. Vabbè, Lei era comunque... matta per quel film, lei era matta, vabbè. John Malkovich poi tra l'altro fa un altro dei miei cattivi preferiti, che è... il film si chiama Mary Reilly, ed è praticamente la storia della cameriera del dottor Hyde, del Miss Hyde, del dottor Jekyll. Che figata, fighissimo. È molto figo, cioè lei è la Julia Roberts, è Julia Grande, una Roberts, gran fregna. e John Malkovich fa sia il dottor Jekyll che Mr. Hyde. E vabbè, da Mr. Hyde è un fregno pazzesco. Davvero? Oh, guarda, adesso ti faccio vedere. Perché in realtà Hyde dovrebbe essere brutto, basso, schifoso. No, no, adesso te lo faccio vedere. Ma no, ce l'ha dentro però. Però fuori... ti dico solo questo. Mary Reilly. Guarda Marco, penoso, penoso. Leggi il Cosa? Ma commento. santo Dio. Penoso. Lo bagniamo? Lo No, bagniamo. non sono capace. Questo è lui nel film. Ah, ok, proprio un mostriciattolo. No, ma che mostriciattolo, è un figo pazzesco. È un fregno pazzesco. Vabbè, comunque, in ogni caso, sì, non è figo, però a me, sai che piacciono quelli strani. Sì. E anche lì faceva appunto questo personaggio che aveva molto fascino, ma allo stesso tempo era anche molto viscido, molto serpentesco anche lui. Quindi, non lo so, hanno due, secondo me, due malvagità diverse. Dove li mettiamo? Allora, boh, Kevin Spacey, io direi boh, più Cattivissimo. inquietante di Kevin Spacey, non so, più inquietante, direi che è proprio awkward, è Chiamo proprio. Io affascinante metterei un John molesto, se puoi mettere un molesto, sarei contento. E anche letale, Sono però. rimasti gli ultimi due, Alex, uno mio, uno tuo. Ok, perfetto. Facciamo il tuo, dai, facciamo Scar. Facciamo il buon leonetto. Sarò Allora, un buon leonetto. il buon leonetto di Scar. Allora, Scar, secondo me, io devo trovare un cattivo della Disney, devo trovarlo assolutamente ed ero molto indeciso. Ci ho pensato anche io a Jafar,
Poi ho pensato, no, Jafar no, Jafar perché alla fine, secondo me, punta, ok, ad Agrabah, alla fine fa gesti orribili, sì, però sai cosa? Chi è male in persona della Disney? Ho pensato Malefica, Malefica è male alla fine, perché comunque, cioè nel senso... Ma infatti sono tristissima di essere così triste a scegliere solo maschi. È un Infatti no, problema. perché... No, Malefica Oh, sarebbe stata molto potremmo fare interessante. prossima classifica, magari più corta di questa, e facciamo la classifica delle cattive. Beh, sì, sarebbe figo, brava, brava. Anche perché onestamente, non so te, però io mi devo un po' impegnare, però figo, figo, No, figo. io ne ho tantissime, come ti dicevo, ne ho. È solo che sono magari meno di quelli maschi, ecco. Sì. Però comunque ho pensato Malefica, che è proprio l'emblema della cattiveria totale, tombale, nel senso è proprio una... è la morte, insomma, Drago. è un Sì. drago, è tutto scuro, è non ha... poi la discordia, è una crea molto favolare, sì, mito greco. Poi ho detto, vabbè, però non mi è rimasta nel cuore. Quindi ho pensato, devo prendermi un animale. E quindi ho deciso fra due. Ho deciso fra Scar, e ti dirò, e Shere Khan. Perché volevo Shere Khan? Perché secondo me Shere Khan, a parte che sono legato per il libro Effettivamente. della giungla, però che ho qua, Anch'io ce l'ho. però Shere Khan, la cosa bella sua è che lui compare pochissimo nel film del libro della giungla, perché fondamentalmente il personaggio ti viene già introdotto dagli altri personaggi. Tutti parlano male di Shere Khan, tutti È dicono: poi a come Shere Lord Khan. Voldemort, viene sempre Bravo, bravo, è citato. nominabile. Però non lo devi nominare. Invece Esatto. bisogna nominare, bisogna dirlo Voldemort. Ricordatevi, ragazzi, bisogna sempre dirlo. Però comunque, Shere Khan invece ti fanno cagare addosso tutti, perché aspetta, arriva la tigre, aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo là, mi piaceva, era una bella tecnica per introdurre un cattivo, però alla fine poi tutto questo preambolo era per dire perché ho scelto Scar, perché allora Scarare intanto devo totalmente dire cattivo. che ha la canzone più figa di tutta la Disney, tutta, di tutto il Anche mondo, perché la sua memoria. se ci penso, non è che tutti i villain hanno effettivamente No, Jafar non ce l'ha, ad esempio. hanno la canzone. Più le donne hanno la canzone, se ci pensi. Malefica non ce l'ha. Ursula ce l'ha, però. Ursula ce l'ha. Ursula ce l'ha, però i cattivi non sempre hanno la canzone, Non secondo me. sempre. Però Jafar c'ha Quindi una canzone e c'ha la canzone. Poi, vabbè, no, come... Scar ha la canzone. Hai detto Jafar ha la Eh? canzone. Hai detto No, Jafar ha la canzone. Scar ha la Scar canzone. Vabbè, ma io la so tutta a memoria, aspetta, la canto, non è un problema. ha la canzone. Figurati, Però... canto con te. Esatto. E tra l'altro c'è un meme fantastico che ho visto. Che gentile che è Scar, che durante lo scontro con Simba non usa i suoi poteri geotermici. Perché durante la canzone lui muove terra, vulcani, lava. È stato molto bravo. Molto nazista, comunque, se ci pensi, o fascista, Sparo proprio nazista la totale, scena, ste no, la cazzo di scena, iene. secondo me la scena proprio dove c'è lo sfondo verde e si vedono tutte le iene che marciano così proprio, Vabbè, e lui sopra. proprio. Vabbè, incredibile, incredibile. A parte appunto anche il design di Scar, tutto sto leone scarnificato, magro, voce di Tullio Solenghi. Lui molto sensuale, se ci pensi, è comunque con delle Ma lo movenze so, vecchia, non mi facevo le seghe su Scar, scusami, non lo so questa cosa. So che tu hai dei gusti. molto fascinoso, perché comunque se vedi rispetto a tutti gli altri leoni è quello che si insinua, quello che ti si struscia contro, cioè se vedi le scene anche con le leoni, cioè fa così, è un Certo. serpente tipo, non so, è No, la no, malvagità. infatti, ma non l'avevo notato, ma ora che mi ci fai pensare. L'ho fatto io per te. Infatti, Sofia, portami, va bene, No, non più che zoofilia, ritorniamo sulla questione del furry. No, basta con sto furry. Allora, però, contemporaneamente, secondo me, Scar, la cosa bella è che è un personaggio molto shakespeariano,
Adesso non voglio dire sempre il solito con appunto collegamento con Amleto, però beh, è proprio forte, è ispirato, proprio... Sì, 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 indubbiamente, indubbiamente è proprio paro paro, è ispirato anche a Kimba, però un po', no, tipo un po', tutte le scene uguali, ma va bene, shot for shot. Però boia, quando lui arriva e uccide Mufasa, rega, quanti pianti, anche cioè quanta potenza. Scar è l'unico che riesce nel suo intento. Scar, sì, 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 lui ce la fa, lui ha vinto. E ha vinto, e si prende la ruba dei re. Per vent'anni? Sì, non so quanto durano i leoni, magari erano cinque, to. Però... Vabbè. E sai cosa è bello? È che fa un lavoro di merda anche, perché lui fa il re, però tutti muoiono di fame. No, ma questo è un'altra cosa, però tra l'altro, cioè lui lo fa, diventa re, uccide suo fratello e fa cadere tutta la colpa su suo nipote. È uno assurdo da suo bambino. Di merda proprio. Cioè... no, infatti, e poi si rivela, poi, ma lo fa inutilmente, perché lui non gli frega neanche un cazzo di essere re. Cioè, nel senso, perché lo vedi? Lui non fa un cazzo tutto il giorno, è là che si fa le pazienze con Zasu. Voleva vendicarsi, cioè, nel senso di non essere sì, mai sì, perché Simba era il leone grosso, figo e muscoloso, invece lui è tutto scarno, sfigato, non c'è neanche una mona. Ecco, Simba lui c'è molto, tutto l'aria. È molto intelligente, secondo me. Lui lavora sì, tanto. Indubbiamente, indubbiamente. Però appunto, quando diventa re... non fa un cazzo mattina alla sera, è là che canta non ci di cocco con Zasu, cioè oh, dai, ti pare un re. Dai, ti pare un re questa roba. Grandi, vale. Anche più grandi di te. Esatto, e... però rega, per me è proprio il cattivo totale. E... sono cattivissimo. Quindi sì, dai, mettiamolo su intelligente. Intelligente o cattivissimo? No, dai, cattivissimo, sì, cattivissimo. Dai, dai, se lo merita, direi. Dai, un gerarca nazista, cosa devi fare? E vabbè, è l'ultimo... È il Phantom of the Opera. Che vabbè, io sono abbastanza... aspetta, cazzo, ho sbagliato. Sono abbastanza democratica. Anche stasera abbiamo fatto 2 ore e mezza, e dai. lo sapevo io. Scusami, io sono molto democratica, come vedi. Cioè... perfetto, perfetto. Vabbè, fai un attimo di introduzione. Oh, ma stai tranquilla un attimo. Mi è partito. Ti è partito il dito? Sì. Comunque, vabbè, Eric del Fantasma dell'Opera, un altro personaggio iconico soprattutto del mondo del musical, perché alla fine nasce come testo scritto, come libro, e poi è stata fatta la versione musical, o la versione comunque teatrale, per poi essere... cioè, hanno fatto tipo 300 miliardi di trasposizioni cinematografiche, poi altrettante musical, quindi c'è un altro di quei personaggi iconici. Diciamo che rispetto a quello che ho scelto io, che in realtà è bello, il vero Fantasma dell'Opera, vero Eric, non è così figo, diciamo, è molto più brutto, è proprio scarnificato da tutte le sue, dalla sua malformazione, no? Gli serve la maschera proprio, gli serve però, proprio. Ma in realtà è anche figo, è figo lo stesso comunque, cioè almeno in tutte le versioni che ho visto è sempre comunque, cioè... è il bello suo, e diciamo che è questo personaggio che un po' appunto nasce come deforme, come tutti i personaggi deformi, viene, non viene apprezzato dalla sua famiglia, quindi viene messo, insomma, poi dipende dalle varie versioni, comunque c'ha un passato traumatico, e viene preso insomma in custodia in questo teatro, dove lui diventa un po' il suo mondo, diciamo, lui nel teatro si crea il suo universo di perfezione, perché lui appunto c'ha questa dote sua, che è quella del canto, che è quella insomma di essere un compositore, di essere un genio della musica, e quindi qui nel suo teatro diventa tutto suo, diventa il suo teatro con le sue cose, i suoi attori, le sue composizioni, quindi tutto è suo. Il suo tallone d'Achille è di nuovo la fregna. Il mio tallone d'Achille è... perché alla fine vede Christine e esce fuori di testa per Christine e fa cazzate solo per lei, perché giustamente se ne innamora, e niente, cioè fondamentalmente la sua cattiveria sta anche lì nel fatto che non si fa scrupoli, perché nel senso che lui vede tutta la sua perfezione, ma se dopo questa perfezione non viene rispettata impazzisce, va fuori di testa e allora uccide, insomma non si fa nessun tipo di scrupolo, anche perché è stato cresciuto in un modo insomma
non tanto normale, quindi comunque ha un, però ha un animo, comunque dentro c'è questo animo dannato, un po' comunque romantico, che però va sempre tutto verso la disperazione, verso la parte un po' più tragica, ecco. Però, insomma, reputo che anche lui abbia le sue potenzialità. No, no, allora volevo soltanto leggere Nicoletta, sì, mi ricordo, perché noi abbiamo fatto Mimo insieme. E boia, ci mettevano sempre la musica del Fantasma dell'Opera, che ansia, che ansia. Per non parlare dell'uovo, che io non ho mai sentito questi flauti, però vabbè, è un inside joke, vabbè, fa niente. E ok. No, cioè, insomma, colonna sonora, comunque una musica stupefacente, quella dell'opera è veramente bellissima. Vabbè, Anche c'è una colonna perché, sonora spettacolare. ecco, perché mi piace molto perché è una metà tra opera, proprio opera e musical, cioè proprio un mix, è quello che mi piace tantissimo, che non è né solo musical, ma né opera barra lirica, insomma, no? È proprio una fusione molto interessante, che è per quello che secondo me non va mai a morire, perché lo puoi veramente anche quello rifare in tutte le salse, interpretato come vuoi tu, quindi secondo me è molto Ecco, secondo bello. me lui è veramente un personaggio sensuale, nel Sì, senso, ma in molto, tutto quello che lo molto. accompagna, la musica, le Molto. atmosfere, è proprio scivoloso, è Sì, tormentoso, diciamo va che fuori. appunto nel libro e in altre trasposizioni non è così, appunto, cioè sì, Ma che è poi non è Ugo fascinoso. Weaving No. nel film. Lui, ma dici quello che ho scelto io? Nel film del 2004, mi De pare. Schumacher, sì, di Schumacher, sì. Ah, Schumacher, non è Weaving. No, è Schumacher. Perché ho detto Weaving? Non so. E avrei anche la maschera, l'ho comprata la maschera. Dai, grande! Molto figa, aspetta, non so dove l'ho messa però. Aspetta. Falla vedere, falla vedere, falla vedere subito. Devo La maschera. arrampicarmi di nuovo. Perché ho detto Ugo Weaving? Aspetta che non ho le cuffie per sentirti. Ah, che coglione, scusa, mi sono confuso. Cosa? Non ti ho sentito, mi sono Ok. confusa. No, niente, Ugo Weaving ha fatto V per Vendetta, mi confondo sempre, vabbè. Ah, sì, è suo, V per Vendetta, è un altro antieroe fichissimo. Infatti. Questa è la Ma che maschera. meraviglia. Bellissima, infatti l'ho vista a Venezia, tra l'altro, vedete? L'ho vista a Venezia durante il carnevale prima del Covid. Proprio 3 giorni prima che scoppiasse la pandemia. Ovviamente non hai sentito nessuno, nessuno tanto dietro i miei ci abita a Venezia, chi se ne frega, va bene, dai, grazie, brava, E brava. ma In ero tutto in bid. senso, in questa Ero in bid. classifica dei peggiori cattivi del mondo, ti Sì, metto Vanessa qua Salvini. tra, ti metto tra, da far sposare ad Elisa, ti metto te stessa. Che inquietudine, Ecco, che ne pare. bruttissimo. Ma Alex, sì, siamo qui da 2. Quante ore cazzo abbiamo fatto? Tantissime. Due ore e mezza Madonna. scialli. Madonna, vabbè, con Per 20 me. persone, per 20 personaggi. Siamo delle brutte persone, scusate se vi abbiamo tenuto e vi abbiamo tediato tutto questo tempo, però come vedete avevamo da dire delle cose, perché non è che dici, ah sì, lo metto lì perché così, ah, lo metto là perché colà, soprattutto a due logorroici di merda come noi due, figurati. Infatti, incredibile. Abbiamo fatto prima a fare la classifica dei migliori classici Disney, A momenti. forse. A Incredibile. momenti. No, comunque sono felicissima, è una buona classifica secondo me, è molto interessante. Abbiamo scelto secondo me dei buoni cattivi. Sì, poi bestie, bestie di Satana. Vi E giuro infatti mi hai fatto che. venire curiosità anche per film che voglio vedermi, ad Idem, esempio per me, io. Labyrinth, Labyrinth, e devo assolutamente. vedere assolutamente, e un altro. Poi ti mando tutti i link, i titoli. Sì, comunque V per Vendetta è stupendo. Faremo un giorno anche la classifica degli antieroi, dai. Vabbè. Ah, figo, 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 figo. Comunque, Alex, è stato veramente un piacere ospitarti come mio primo ospite qua Ma al grazie, Elisa. favoloso mondo di Eli. È stato veramente bellissimo, divertentissimo e volevo dire.
che normalmente farò una volta al mese queste puntate, però per questo mese in particolare, dato che c'è anche di mezzo Natale, ho pensato che una puntata natalizia era d'obbligo e quindi farò la mia seconda puntata in questo mese, poi vi verrà comunicato naturalmente tutto. Inviterò una cara ragazza che lavora come cantastorie, perché vi trasporteremo, diciamo, in un mondo un po' di narrazione, quindi sarà una cosa un La tua po' particolare. collega. Una mia collega, sì. E quindi vi porteremo insieme in un mondo, insomma, di narrazione che c'entra un po' anche il Natale, quindi non spoilerò troppo, però il tema sarà quello. Dai, che E meraviglia. vi darò maggiori info più avanti. Quindi io ringrazio tantissimo Alex, ringrazio tantissimo Scheggia di Vetro. Ringrazio tantissimo per questa opportunità. Come vi abbiamo detto miliardi di volte, iscrivetevi a tutti i social. Oh, che bellissima, Buon grazie. Natale. Grazie È perfetta per il periodo natalizio. E io ti mando un bacione, mando un bacione a tutti quelli che ci hanno seguito. Siete stati veramente. Elisa, è stato un onore, Alex, meno. Che Ma un simpatico. voto? Vabbè, va un culo, va. Che simpatico. No, ovviamente, appunto, io ringrazio Elisa per questa bellissima cosa che ha deciso di fare insieme a noi. Grazie per questo viaggio che percorreremo ancora una volta insieme, che l'avrebbe detto fino a qualche mese fa. Infatti, incredibile, ormai ci siamo imbarcati in qualcosa di più grande di noi, La vita è tutta veramente. un'improvvisazione, davvero, da un certo punto Esatto. di vista. E appunto, nome di Scheggia di Vetro, sono veramente felice di poter condividere ancora questo spazio insieme a te, insieme a tutti gli altri che verranno. Ora ho fatto la parte introduttiva insieme a lei, però non vedo l'ora di vedere le prossime sue live con gli altri ospiti e con le nuove classifiche o cose che si inventerà E nel poi, corso del Alex, tempo. te lo dico, ti rinviterò, E ovviamente. vai, e vai. Mi piacerebbe tantissimo fare anche una bellissima live per gli Oscar. Quanto ci divertiremmo a fare Allora una io quel live lì? giorno mi prendo 4 kg di Anch'io. Coca-Cola o quello che Di coca, appunto. è. Esatto. E si va. Però sì, sarebbe da fare una notturna figa, una bella Anche notturna. perché lo faccio da anni da sola ed è la cosa più triste del mondo. Cioè, proprio brutto col computer Io non ce l'ho finalmente. mai fatta, quindi con Io te lo fa da capo al sempre. mondo. Vai, dai, così almeno parliamo nel mentre. Facciamo come quelli che fanno i commenti in italiano, hai presente, no? Esatto. Facciamo No, la no, stessa cosa. veramente, sarebbe una figata, figata pazzesca. E possiamo di nuovo fare una tier list di film che secondo noi vinceranno gli Oscar e vedere Eh chi beh, vince. sì, i pronostici. I Anche perché pronostici. tanto quest'anno mi sa che saranno brevi, Anche secondo purtroppo. me, due film. Purtroppo, esatto. Bene, Alex, ti lascio andare, saluto tutti quanti, è stato veramente un piacioro. Ci vediamo Piacioro, piacioro. allora alla prossima puntata. Bella regà. Ah no, invece per Scheggia di Vetro sarebbe da fare questa puntata, la prossima puntata domenica. La domenica non si farà perché è il mio compleanno, quindi sti cazzi. No, vaffanculo, dimmelo domenica. Auguri, buon compleanno. Buon compleanno a te, a chi? A me, perché? A te. Ci vediamo direttamente martedì, ok? Che parleremo invece di argomenti LGBT. Bella regà. Grandi. Ciao! Buonanotte, ci vediamo. Ciu ciu! Allora.